Buongiorno a tutti, siamo qui in questa bellissima chiesa che è una delle più antiche sul nostro territorio, dedicata a San Michele, perché la chiesa che vediamo qui, che è un edificio della metà del XI secolo, sorge su un edificio preesistente del VII secolo, sempre dedicato a San Michele. E oltre appunto all'architettura romanica che si nota soprattutto nei volumi esterni, abbiamo visto anche già la cripta molto particolare che alcuni di voi sono venuti giù a vedere, poi anche gli affreschi molto antichi, alcuni del proprio coevi alla chiesa, XI-XII secolo, qui nell'abside con questo pantocratore e questa teoria di apostoli e poi nella controfacciata di diritto universale, ricorda molto appunto anche l'impianto iconografico della Trinità di Momo che abbiamo già visto l'anno scorso, quindi comunque un significato anche liturgico molto profondo, questa con presenza del pantocratore sull'abside centrale del giudizio universale. Poi gli affreschi successivi che ci sono a quel particolare elemento mori che c'è in fondo sulla prima stampata destra, in cui c'è questo scheletro che getta una sacca di monete, una serie di simboli di potere, corone, triregno, chiara, anello scovia, insomma vari simboli di potere che appunto rientrano in questo memento mori, in questa vanità del potere che va in fumo con la morte. E quindi molto ben conservata e restaurata anche in anni recenti, quindi si è riuscito insomma a recuperare almeno gran parte di quello che si poteva ancora, che aveva ancora uno stato di conservazione abbastanza buono. E, passando invece all'oggetto della giornata di oggi, continuiamo il nostro percorso biblico questa mattina con Don Silvio sul tema del demoniaco, quindi questa mattina ci addentreremo proprio nel rapporto di Gesù con il demoniaco, con Satana nell'episodio delle tentazioni del deserto, e poi ci sarà la messa sempre qui e poi ci porteremo a pranzo qui vicino, comunque andremo in macchina perché ce la fa anche un pezzo di statale, e poi oggi pomeriggio ci sarà la testimonianza di Francesca Ferazza della Fraternità Nostra Signora del Sacro Cuore che è qui di Oleggio, e quindi appunto ci porterà la sua testimonianza di liberazione dal male e di speranza insomma in una vita nuova. E quindi buona giornata a tutti e do la parola a Don Silvio. Pietro ci ha introdotti nell'ambiente, un ambiente nel quale non è conservata l'Eucaristia, ma è un ambiente che è di chiesa, perché questa chiesa cimiteriale, le chiese attorno alle quali si sono collocate nella storia le sepolture, erano le chiese della speranza di una vita oltre la morte. E vorrei che questa giornata fosse percepita effettivamente così, perché secondo la mentalità mondana e tendenzialmente un po' profana, in genere si fanno un po' di corna, un po' di scongiuri, e dice lungi da me ecco la morte, ma per la prospettiva di chi crede
La morte è assolutamente integrata nel senso della vita, non è al di fuori o altro, appartiene alla quotidianità, quotidie moritur, dicevano gli antichi. Quindi ogni giorno ci incontriamo con l'esperienza della morte e vogliamo far sì che questo sia direi l'ambito, l'alveo spirituale e anche orante, potremmo dire, dell'esperienza odierna, che vogliamo vivere qui in questo luogo che è il luogo dei morti. Ma il luogo dei morti è il luogo dove è partito il cristianesimo, perché il cristianesimo è partito da un sepolcro, mica da un'altra parte. È partito dall'annuncio che il sepolcro era vuoto e chi era dentro ormai è vivente, vive per sempre. E il vivente che vive per sempre è colui che ha schiacciato la morte, è colui che ha vinto il principe della morte. E il principe della morte è esattamente colui del quale dobbiamo parlare quest'oggi. Vedete tutto il giro che ho fatto per arrivare all'argomento. Però è collegato, non è che me lo sono inventato. Perché la morte viene personificata, la morte è personificata con colui che è il principe o il signore della morte. La figura del diavolo, la figura del Satana, la figura di Satana viene nelle scritture identificato così, al punto tale che poi la tradizione cristiana, quando parlava dell'inferno, il luogo dove stanno i demoni, e con il principe dei demoni è esattamente sottoterra, quindi è il luogo della morte. Solo uscendo dal luogo della morte possiamo stare dalla parte del risorto. Ecco allora il senso della resurrezione dei morti, oltre che la resurrezione dai morti che appartiene proprio alla storia di Gesù. Fatta questa premessa, allora vi voglio dire come intenderei muovermi questa mattina su questo tema che di per sé, tra tutti gli incontri che abbiamo fatto, è probabilmente è quello che forse riusciamo a stringere meglio, perché riguarda la storia di Gesù. Tutto il resto siamo passati dall'Antico Testamento ai dibattiti anche della letteratura, delle lettere cattoliche, come la riflessione sulla discesa agli inferi del Sabato Santo, l'ultima volta che ci siamo incontrati. Questa volta, approdando alla storia di Gesù, forse è più facile per tutti sentirci più a casa, anche perché il testo che in particolare analizzeremo, che è questo testo delle tentazioni nel deserto, è un testo iperconosciuto, un testo quaresimale, quindi tutti gli anni, iniziando la quaresima, si ascolta proprio questo testo e quindi ci è familiare. E allora, se da una parte indubbiamente il tema di quest'oggi ci è più vicino, ci è più familiare, ci è più conosciuto perché riguarda la storia di Gesù, ecco, dall'altra vorrei cercare di presentarlo non in modo troppo familiare, non in modo troppo scontato, perché il rischio, l'ho detto tante volte, che di ascoltare dei testi ipernoti è quello di non accorgerci neanche più delle provocazioni o delle potenze che questi testi contengono, della forza provocatoria che contengono, perché ti sei talmente abituato, ti sei abituato non solo a sentire quelle parole di quel testo, ma più o meno a origliare le parole che la nostra predicazione ci ha sempre messo attorno a questo testo. Quindi non ti dice più niente oltre a quelle cose che grosso modo sai, quello che con una metafora altamente poetica si chiama la minestra scaldata. Ecco, è un po' quell'idea lì. E allora vediamo se riusciamo invece a tirare fuori una nuova minestra. Un po' di peperoncino. Quindi, come? Con un po' di peperoncino. Poi, esatto, quello non fa mai male. I tempi per fare tutto questo sono le 9.35 di fronte al mio orologio, indicativamente era segnato verso le 11 la messa. Vediamo come va, siccome non ci corrono dietro i morti, perché si sa che loro hanno tempo, sono qui e noi possiamo decidere i nostri tempi. Tanto, visto che il pranzo è segnato all'una, allora io ne approfitterei, se siete d'accordo, per dedicare tutto il tempo che vogliamo al dibattito dopo che io ho finito, per tirare dentro un po' tutti i vostri problemi esistenziali che avete messo in conto da una vita e per discuterne, per condividerli, eccetera, eccetera. A una certa ora
del nostro dibattito, evidentemente possiamo concludere per poter celebrare insieme l'Eucaristia e poi verso l'una meno qualche cosa, insomma, possiamo portarci a pranzo, quindi il tempo ne abbiamo certamente in abbondanza stamattina, non siamo di fretta perché non essendoci la messa d'orario ce la gestiamo come vogliamo. Chiusa parentesi del tempo, adesso invece vi dico come penserei di articolare l'argomento. Faccio una premessa e il motivo per il quale poi vi spiego perché parto dal testo più noto, che è quello delle tentazioni. Mi pare di capire che dalle testimonianze evangeliche i racconti attorno alla figura di Gesù che ha a che fare con il demoniaco si possono distinguere sostanzialmente in due format: quando incontra il capo e quando incontra i sottoposti al capo. Che significa? Quando emerge l'addizione Satan o Diabolos, però vuol dire che qui emerge il capo, e quando emergono le figure dei daimones, dei demoni o demoni. Allora, se si dice demoni è il plurale di demonio, se si dice demoni è il plurale di demoni, e la differenza di per sé è notevole. Perché? Perché se dico demoni vuol dire che mi metto nel demoniaco in senso stretto, se chiamo demoni mi metto nell'animismo o quantomeno in figure a che appartengono allo spiritismo. Qui a noi interessano non le figure che appartengono allo spiritismo, capito lo spiritismo, ma le figure che appartengono al demoniaco, qui dovremmo chiamarli demoni. Dal punto di vista della fenomenologia del sacro e del profano, evidentemente, del non sacro. Allora, la differenza, come vi dicevo, che io trovo nei racconti di Gesù è quando lui si trova ad avere a che fare con quello che è chiamato diabolos, vedete che la terminologia è diversa, quindi non daimon, ma diabolos, oppure Satan, perché negli stessi brani ora viene chiamato diavolo, ora viene chiamato Satan, per cui comprendiamo che sono due modi diversi di dire la stessa persona, e il testo chiave che ci assicura che dire diabolos è uguale a dire Satan è il testo che trovate nel libro dell'Apocalisse che abbiamo affrontato come primo incontro biblico, il gran dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana, che è chiamato, quindi ti dice proprio o calumenos, colui che ha ricevuto il nome di diavolos e Satana, ma sarebbe o Satana se volete, e poi altra descrizione, il seduttore e tutto il mondo fu gettato giù, vi ricordate il capitolo 12 della donna vestita di sole del libro dell'Apocalisse, quindi è chiamato il grande drago, il serpente antico che rimanda alla Genesi, e questo serpente antico dal libro della Sapienza in avanti è chiamato diavolo, perché è il libro della Sapienza che fa questa sovrapposizione tra il serpente dell'Eden e il diavolo. L'Apocalisse accoglie questa identificazione tra il personaggio serpente nel testo di Genesi 3 con quello che la tradizione inizierà a chiamare l'avversario, il diavolo, il Satan. Ecco, allora questo testo dell'Apocalisse è un testo molto importante perché ci fa capire che siamo al primo livello. Vi ricordate, dovete ritornare al nostro secondo incontro quando vi ho presentato il testo dell'Apocalisse. Il testo dell'Apocalisse eravamo ad Agognate, se non ricordo male, col Pudocchio mi sembra Agognate, vi avevo distinto quella forma di antitrinità. Allora c'era il livello del drago rosso, poi c'era il livello della prima bestia, della seconda bestia, e c'era l'antipadre, l'anticristo, l'antifiglio, e l'antiprofeta, antispirito santo. Quindi questa struttura dell'anti l'avevamo allora evidenziata perché ci serviva da panoramica complessiva per comprendere tutto il nostro itinerario, e allora questo ci permette di avere uno schema, diremmo teologico, entro il quale incasellare anche la rappresentazione che la figura di Gesù
mette in atto nel riferirsi a questo mondo dell'avversario. Ecco, allora per questo motivo in sostanza noi dobbiamo tenere in considerazione che c'è una differenza tra la relazione che Gesù ha nei confronti del capo, che sarebbe l'antipadre, per intenderci, quindi il diabolos e il satane, il serpente antico, quel livello lì, e il confronto che ha invece con delle persone che sono possedute da demoni, notate, allora in pratica queste persone che sono possedute da demoni si trova in una situazione diversa, perché qui siamo in quella struttura che vi richiamavo, una struttura originariamente monoteista e quindi antimonoteista. La struttura monoteista, così come ce la presenta la tradizione ebraica, vede Adonai Elohim, il Dio di Israele, come il Dio unico, lui è chiamato unico, e sotto di sé ha tutta la schiera angelica, la quale schiera angelica sono creature. Ricordate, dalla schiera angelica una parte se ne va perché si oppone al creatore, vengono cacciati, vengono sprofondati, ed è questa schiera angelica che rappresenta che cosa? La struttura dell'anti struttura monoteista, di colui che è al vertice di tutto e poi sotto alla schiera angelica. Viene riproposta nella struttura dell'anti con il capo di tutti, che ripeto ancora una volta, è questo drago rosso, serpente antico, Satana, diavolo, eccetera, eccetera, l'accusatore dei fratelli, se volete aggiungere altro, e sotto di lui ci stanno la schiera dei demoni. Per cui abbiamo due schiere a confronto. Ci sono gli angeli, potremmo dire, che servono Adonai, e ci sono i demoni che servono invece l'anti-Adonai, quindi l'anti-Dio, più che non anticristo. Questa struttura noi la vediamo rappresentata nella storia di Gesù. Capite? Allora, seguitemi bene, adesso io vi sto sviluppando una teoria che è piuttosto ardita. Noi vediamo come la storia di Gesù mette le basi nella sua relazione col demoniaco, mette le basi alla teoria dell'Apocalisse di una figura di demoniaco antitrinitario. Ora, noi partiamo da una fenomenologia nella storia di Gesù che è un demoniaco anti, monoteista, non antitrinitario, antimonoteista. Ma nell'osservare il progress dei quattro Vangeli, entrando in relazione col Vangelo di Giovanni, che come sapete è la letteratura che è in relazione diretta con il testo dell'Apocalisse, perché appartiene all'alveo giovanneo, penso di poter dire, di poter affermare, che nel cammino che faremo stamattina mostrerò come la figura dell'anticristo, che è la figura che non verrebbe fuori nella tradizione evangelica prima, perché abbiamo il diavolo da una parte e abbiamo i demoni dall'altra, vedete che è sempre una struttura, diciamo, originariamente antimonoteista. Invece la struttura dell'anticristo, quindi conseguentemente delle opere dell'antispirito, viene fuori nella logica del Vangelo di Giovanni, tenetevi, proprio con la incarnazione nella figura di Giuda. Ve l'anticipo, perché la cosa capisco che è pesante. Allacciatevi le cinture. Vediamo però se può funzionare come cammino che vogliamo fare questa mattina. Quindi conseguentemente significa che la lettura in progress dei quattro Vangeli mi apre già a una visione che non è più soltanto antimonoteista del demoniaco, ma è già una visione antitrinitaria. Non a caso l'unico evangelista che mette le basi per una visione trinitaria del rapporto tra padre, figlio e paraclito è il quarto evangelista. Gli altri non mettono le basi per una visione trinitaria del volto di Dio. Cioè non è che non mettono le basi, mettono anche le basi, ma non mettono l'altezza. Invece Giovanni arriva fino in cima, cioè quindi costruisce tutto il teorema proprio per una visione trinitaria del volto di Dio. Conseguentemente, se devo andare a trovare la visione antitrinitaria, la devo trovare lì, non la posso trovare da altre parti.
Spero che sia chiaro per tutti. Non vi faccio adesso l'interrogazione per verificare se avete capito il teorema, però io credo che chi ha seguito tutto il cammino fin qui non dovrebbero essere cose difficili, ormai avete digerito cose anche più complesse. Allora, vediamo in pratica di riflettere su questi aspetti. Lo faremo in due momenti. Allora, il primo momento è la rilettura del testo delle tentazioni appoggiandoci soprattutto al primo dei tre sinottici, cioè all'Evangelista Matteo. Dopo questo vi aggancerò invece tutta l'altra parte che vi ho annunciato. Il testo delle tentazioni, meglio, l'episodio delle tentazioni di Gesù, che si dice nel deserto, che di per sé è solo una prima parte nel deserto, perché poi si sposta, è raccontato dai tre evangelisti sinottici. È raccontato in una forma molto breve, quindi per noi non prolifica sul piano della ricerca, da parte di Marco, che te la sintetizza in due battute. Invece nella forma lunga è più dettagliata, potremmo dire, per alcuni versi in Matteo, in Luca per altri versi meno dettagliata, ma più dettagliata su un aspetto che poi richiamerò, che è tipico di Luca. Preferisco tenere sotto mano la versione di Matteo, che è quasi tutto uguale a quella di Luca, quindi c'è proprio quasi un copiare parola per parola per molti aspetti, tenere sotto mano questa versione per poi farvi capire come analogamente questo testo funziona anche nel Vangelo di Luca, e osservando che nel Vangelo di Giovanni non abbiamo il racconto delle tentazioni. Allora, abbiamo una tradizione sinottica che mi mette subito all'indomani del battesimo di Gesù, immediatamente mi colloca questo testo delle tentazioni, e nel Vangelo di Giovanni invece io non vedo emergere il testo delle tentazioni. Uno dice, vabbè, ma il Vangelo di Giovanni è talmente diverso dagli altri per cui ti stupisci che non c'è questo aspetto. Però io avanzo questo sospetto invece, che nel Vangelo di Giovanni si articola un'altra modalità per dire la stessa cosa che gli evangelisti sinottici vogliono dire con il testo delle tentazioni. Adesso vi dirò come non leggere il testo delle tentazioni, quindi quando comprenderete come, secondo me, deve essere letto il testo delle tentazioni, vedrete che non è tanto diverso dalla scelta che ha fatto Giovanni di non parlare di un episodio preciso e di diluire invece tutta la logica del potere delle tenebre lungo la storia di Gesù. Non è diversa, cioè è la stessa cosa. Il punto è che bisogna leggere anche il testo delle tentazioni alla maniera giudaica, come venivano composti questi testi. Allora, la prima cosa che noi dobbiamo tenere presente e che purtroppo sfugge di solito è che il testo delle tentazioni appartiene al capitolo quarto e ci viene letto in genere sia nelle letture in chiesa, quindi letture liturgiche, sia quando si fanno anche le esegesi o gli approfondimenti, come pericope a sé stante, perché sembrerebbe una pericope a sé stante. Cosa vuol dire? Vuol dire che certo è dentro un tracciato narrativo, ma sta in piedi da solo come testo. Il fatto che dal punto di vista letterario sembra stare in piedi da solo è uno degli aspetti che a mio avviso vanno a segnare negativamente la comprensione di questo testo. Perché? Se io vi leggo qualche versetto prima, in quel tempo, lo prendo da Matteo, Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Ma Gesù gli disse: lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia. Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui, ed ecco una voce dal cielo che disse: fate finta di non avere mai sentito questo testo, la prima volta che lo sentite, si aprono i cieli, scende lo Spirito come una colomba, una voce dal cielo che dice cosa? Questi è il figlio mio, l'amato, l'agapetos, nel quale
mi sono compiaciuto. Caspita, una voce dal cielo che dice: se questo è il mio figlio, sarà il padre. E se è il padre, nella storia di Gesù, io so molto bene che è Dio Padre, che è Adonai, che squarci i cieli, fa scendere lo spirito nella forma di colomba e fa udire la sua voce. Ma capita mai? Cioè, è dai tempi di Mosè che il Signore non apriva più il cielo per poter parlare, capite, direttamente con la folla, con le persone, con questo linguaggio così diretto. Paradossalmente, questa forma così diretta a volte avevano difficoltà a avere i profeti, Mosè ce l'aveva, ecco. Ma è una forma molto precisa questa, proprio di questa apertura dei cieli di fronte a un silenzio stampa da parte di Dio che ormai durava secoli. Per un ebreo che legge sta roba qui, è un pugno nello stomaco micidiale o è un annuncio di un angelion incredibile, dipende da che parte uno stava, per cui dice finalmente si riaprono i cieli, se squarciassi i cieli e scendessi, dice il testo che leggiamo anche profetico nel tempo di Avvento. Allora uno dice: questi è il figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento, quindi è quello che io ho scelto. E subito dopo, allora Gesù fu condotto dallo spirito nel deserto, è evidente che sta parlando di quello spirito che è sceso su di lui. Quindi fino a quel punto Gesù andava, insomma, per le strade, diciamo, della Galilea. A un certo punto incontra la figura di Giovanni Battista, ti dice il testo, lo stiamo ragionando storicamente, diciamo come stiamo vedendo il testo, e anche lui è lì nella fila dei peccatori, ma quello che fa la differenza dal punto di vista del testo è che da una parte sono aperti i cieli, lui ha ricevuto lo Spirito, è sceso su di lui e si è sentita la voce che ha garantito a tutti, perché non dice come in Marco tu sei, che glielo dice solo a lui, ma qui questi è... lo sentono tutti, per cui è una proclamazione all'assemblea. Tutti sanno che lui è il figlio di Adonai, il figlio del Padre, il figlio di Dio, e ha ricevuto lo Spirito. Che regalo gli fa questo Spirito? Dice: adesso Superman, io batto tutti perché ho ricevuto lo Spirito. Questo Spirito gli fa un bel regalino e dice: vieni con me che andiamo nel deserto, perché voglio che tu sia tentato dal diavolo. Dice: no, non capire, cioè adesso questo sgambetto addirittura da parte del padre mio non me l'aspettavo, perché mi sarei aspettato proprio l'opposto. Perché allora che gioco giochiamo? La domanda che viene è questa: che gioco giochiamo? Ma siccome noi sganciamo l'episodio del battesimo dall'episodio delle tentazioni, non ci rendiamo conto che c'è la continuità dello Spirito, c'è la continuità del Padre e che lui è definito figlio. E quindi il vero problema del diabolos, sapete qual è? Se tu sei... era lì anche lui che sentiva al battesimo, non è che lui non era lì, c'era lì anche lui, perché il vero problema è che gli ha detto: questo è il figlio mio, l'amato. E allora il demonio, capite che non è il demonio in se stesso, ma è la vera sfida cristologica della sua identità. Tutti quelli che metteranno in crisi la sua identità di fatto si porranno come tentatori e come rappresentativi della logica dell'antipadre. In effetti, per questo è anche ancora più geniale la rappresentazione di Gaudenzio Ferrari, che mette le tentazioni dietro al battesimo. Sì, 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 sì. E li mette assieme perché, vabbè, dal punto di vista narrativo un testo segue l'altro. Lì nello stesso quadro effettivamente le raccoglie e ci può essere... dietro, adesso non so se loro ce l'avevano questa lettura esplicita, però indubbiamente che si va oltre il fatto che semplicemente un episodio segue l'altro, ma si dice che l'episodio è capito solo se tu lo tieni assieme, l'altro testo, l'altro quadro del battesimo. Allora certo è interessante quella cosa, però cioè, vedete che è diversa la faccenda, è molto diversa. Significa che la figura del demoniaco è pensata lì con le orecchie ben tirate per dire: ah sì. E quindi il vero problema della logica del diavolo, del Satan, è che lui è stato dichiarato figlio mio. E allora bisogna cercare di allontanare lui da questa autocoscienza di esserlo. Quindi abbiamo una eclogè, una scelta da parte del padre, e c'è il problema della risposta del figlio. Ed è chiaro che le cose che vi sto dicendo, se ci fosse qui un teologo dogmatico di quelli standard,
si mette le mani nei capelli, ammesso che ne abbia, se come me ha finito di mettersi le mani nei capelli, ma perché rifiuterebbe questa lettura? Perché la vede come adozionista, la vede come eretica, la vede come volete voi? Sta di fatto che tu dici, ma Gesù aveva la chiara coscienza da principio che lui era il figlio di Dio, per cui certamente lui non poteva peccare, era al sicuro, ha dovuto affrontare la lotta col demonio come anche nel Getsemani, e comunque era al sicuro, perché sennò va in crisi la natura divina. Ecco, questo modo di pensare, a mio avviso, fa dei disastri micidiali dal punto di vista della fede, dei disastri pazzeschi, perché ti presenta un mini Superman dal punto di vista religioso, che non è quella roba lì. E dal momento che le fonti non vanno in questa direzione, dobbiamo smetterla di avere nella nostra mente il mini Superman, che ci fa comodo, ma ha sempre fatto comodo a tutta l'umanità. E invece devi vedere nella prospettiva ebraica proprio la logica della scelta, dell'ecloghe, della elezione che sta dietro a questi testi, dove lui gli viene rivelato in quel momento nel modo pieno. Non che prima non fosse cosciente, non avesse questa cosa, ma gli viene rivelato in modo oggettivo, lui e agli altri, che cosa? Questa figliolanza divina. E adesso tocca a lui a rispondere, perché è appena partito, perché i Vangeli sinottici mettono in campo questo cosiddetto ministero pubblico che va valutato in modo diverso da una riflessione storica. Qui c'è la riflessione della comunicazione del Vangelo. Quindi, te la devo dire cercando di concentrare in poco tempo tutto quello che lui ha fatto, e te lo dico presentandoti un ministero pubblico che parte adesso, che sarà la vera sfida della tenuta di questo figlio, se riesce a essere fino alla fine figlio, oppure a un certo punto anche lui come gli altri cede, in pratica non ce la fa. E qui è la lotta che viene messa in atto, cioè Gesù lotta o non lotta? Se lotta vuol dire che ce la deve mettere tutta anche lui, vuol dire che assume su di sé la chiamata, che è una bella sfida per essere fedeli alla chiamata. Se lui non lotta, ha ragione quelli che dicono tanto era già Dio dall'inizio e non aveva neanche bisogno e stava tranquillo. Io non dico che non era Dio dall'inizio, ma non è questo il problema, perché se io lo pongo così è chiaro che subito mi tiro giù la mia bella tendina, metto a posto tutto e mi vedo il teatrino che ho voglia e me lo immagino dietro, ecco, come me fa comodo. E invece qui la situazione è alquanto diversa. Scusate se ho insistito un po' su questo punto, però lo ritengo davvero essenziale e decisivo. Allora, capita questa prima cosa, che il format mentale entro il quale io mi devo porre, cioè capire che è dal battesimo che scaturisce il racconto delle tentazioni, ecco, allora io vedo che nel primo capitolo di Giovanni il richiamo al tema del battesimo c'è, il richiamo alla figura di Giovanni Battista c'è e come tantissimo, e poi progressivamente verrà fuori anche la struttura del tentatore o del diavolos, che prenderà una forma anche precisa, come vi dicevo, nella storia di Gesù, proprio nell'avversario. Ecco, detto questo, adesso un'altra riflessione che va un po' a scardinare il nostro modello tradizionale di pensare il testo delle tentazioni. Quindi seconda riflessione che vi faccio, dal punto di vista delle premesse, chiamiamole così, ermeneutiche per la lettura del testo. Seconda riflessione è la seguente. Diversamente da come ti inducono a pensare gli evangelisti in un atto di lettura superficiale e ingenuo, il testo delle tentazioni non ti racconta un episodio avvenuto all'inizio del suo ministero pubblico. Non ti racconta questo, anche se sembra che ti racconti questo. Perché non ti racconta questo? Perché uno deve entrare nel tipico format della mentalità biblica, nella quale si componevano i testi narrativi di storie fondanti in un certo modo. Allora, un criterio che voi probabilmente l'avete già sentito, ma non smetto di ripeterlo perché lì casca l'asino regolarmente, è che ciò che io metto all'inizio è perché è il vero problema che in un certo senso attraversa tutta la storia ed è il vero problema dal quale venirne fuori guardando in avanti. Io te lo devo mettere all'inizio perché è la cosa che è la cosa a cui tengo di più. Vi ricordate quando abbiamo parlato dei testi di origine? Allora, i testi di origine sono testi scatologici, siccome io spero, mi auguro che tutto sia buono, che tutto sia tov,
e che l'uomo sia davvero creato immagine e somiglianza di Dio, la cosa migliore è dirti che all'inizio era così, ma di fatto appartiene alla mia speranza sulla fine, per cui è l'escatologico che va a fondare il protologico, non è il protologico che fonda l'escatologico. Ditelo ai bambini del catechismo sta roba, perché se no soprattutto con questo linguaggio bisogna dirlo. Uno però secondo me lo memorizza bene poi, che parolacce, sai, sono anche un po' comode per tenere in mente. Tipico modello di Papa Francesco che si muove con queste parolacce, ecco. Invece lui ha le immagini soprattutto. E allora, se sposiamo questo criterio di lettura, allora capite che questo è un testo messo all'inizio, ma non è messo dopo il battesimo, è il testo del battesimo, è la sfida del battesimo, è un tutt'uno. Battesimo e tentazione sono un unico testo, è il testo dello start che fa partire tutto, è il testo della sfida, di quello che accadrà appena dopo, al versetto undicesimo che chiude il racconto, perché poi va avanti e dice: avendo intanto saputo che Giovanni era stato arrestato, vedete che lì allora va a chiudere il capitolo, insomma, questo è il versetto dopo le tentazioni, e parlando di Giovanni lo collega con quale testo? Il battesimo. Quindi è evidente che è un unico testo, eppure sfido chiunque a trovare che non si trattino normalmente come due testi distinti, vengono analizzati come due episodi diversi a sé stanti. Questo è il disastro, direi, dell'ermeneutica biblica quando viene a parcellizzare la comprensione del testo. Ecco, invece se tu scopri questa cosa, allora tutto comincia a cambiare, comincia a funzionare. Quindi, se questo è un testo d'origine messo all'inizio, funzionare a istruirmi tutto il percorso, ma soprattutto a far sì che alla fine io possa davvero sperare che lui è davvero il figlio di Dio, che il padre lo ha scelto come suo figlio, che il padre lo ha generato da principio, che davvero lui ha abbattuto il demonio, che davvero lui è più forte del potere delle tenebre, che davvero lui è tutto questo, allora comprendete molto bene che questo è messo all'inizio perché dia senso a tutto l'itinerario e ancor di più che mi spiega l'uscita, mi spiega la promessa finale. Ci siamo? Seconda premessa, Quindi è sbagliatissimo leggerlo come testo messo lì all'inizio e basta. Quasi dire che Gesù fu tentato all'inizio e poi vabbè, le ha superate le tentazioni, avanti. Chi si è visto, boh, sbagliato, proprio. E la riprova di questo ce l'abbiamo soprattutto, ecco l'elemento importante dell'Evangelista Luca, soprattutto nel testo di Luca, perché in modo preciso, per chi proprio fosse ciordo, lo fa capire nell'ultimo versetto, perché dice: dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, ne ha fatte tre. Quindi già questa roba qui, oltre a quelle tre includono un po' tutto, qui già lo capisco, includono un po' tutto. Aggiunge: il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato. Quando ritorna il diavolo? E il tempo fissato, notate, corrisponde alla trama di Giuda rispetto a quella cena, rispetto all'arresto, rispetto ai piedi della croce, perché di nuovo ai piedi della croce tutti gli evangelisti sinottici riportano la vera sfida, che è sempre la solita: se tu sei il re dei giudei salva te stesso, se tu sei il Cristo salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, eccetera. Allora voi capite che dai piedi della croce, da sotto, tu continui a risentire quelle tipiche domande che già il diavolo stesso, quando buttava fuori i demoni: io so chi tu sei, capite? Cioè c'è questo riconoscimento della sua identità lungo l'itinerario, e nel momento della croce c'è lì tutte le domande che sono sentite all'inizio, proprio nel tema della tentazione. Ma quelle domande lì gliele fa il demonio? Gliele fa il diavolo? No. Fino a quello che è lì alla sua sinistra, sulla croce: se tu sei figlio di Dio, salva te stesso e anche noi. Capite? Lui è attorniato fino all'ultimo, proprio dalla tentazione
proprio sulla prova, ma sei davvero questo figlio di Dio, come noi l'abbiamo sempre pensato, questo Dio, che è il Dio di potenza, il Dio che è il liberatore, il Dio che è il salvatore. Guarda come va a morire questo. Allora il vero problema dei narratori evangelici è spiegare che il figlio di Dio, che nella mentalità comune non poteva che essere, capite, la figura messianica che viene con potenza, con forza, che figlio di Dio era di fatto il re nella forma salomonica, figlio di Davide, era questo il figlio di Dio, allora questo doveva essere quello che era il liberatore, ma uno che mi muore in croce, dà torto al Dio di Israele, non gli dà ragione. E uno che muore in modo infamante sulla croce, comprendete che è la cancellazione della teologia del Tempio, della teologia di Israele. Prova provata, non può essere l'Adonai che noi, in cui noi crediamo. Capite la fatica di questi uomini nel riuscire ad annunciare un Vangelo che ti dice che il figlio di Dio, il Messia, il tuo liberatore, il tuo salvatore, è esattamente colui che è stato messo in croce, ma non dalle teste calde dei sovversivi, dal Sinedrio, dalla teologia di allora, dal Vaticano di allora, lo ripeto, perché deve essere chiaro il concetto, cioè di chi deteneva tra le mani il potere di stabilire chi era nella verità e chi non era nella verità, e chi era nell'ortoprassi e chi non era nell'ortoprassi, con tutte le discussioni rabbiniche che volete del caso, ma sta di fatto, e quando eri fuori da brutto, e lì scattavano le sanzioni, fino alla morte, fino alla lapidazione, fino alla crocifissione. Quindi, condannato per bestemmia, ragazzo mio, doveva evitare di dire queste cose, per cui sei condannato per bestemmia, e pare che una delle condanne, che non è quella certamente che convince Pilato, ecco, che passano dal Sinedrio, sia esattamente questo. È una roba veramente pesante. Ora, che questo che diceva di essere il figlio di Dio o che pretendeva un'istanza messianica per sé venga sconfitto esattamente sul suo campo, perché lui che deve essere il liberatore non è capace di liberare se stesso, prima di tutto mostra di essere capace di liberare te stesso, hai salvato gli altri, hai fatto miracoli qua di là, adesso che tocca a te, fammi vedere che sei capace di combinare almeno qualche cosa, se no capite. E la comunità cristiana che si trova di fronte a questo fallimento, capite che fu una roba bestiale, cioè come riuscire a riscattare il maledetto, perché bisogna utilizzare le parole giuste, perché è maledetto colui che penderà dal legno, il maledetto, che Gesù viene maledetto in questa maniera di fronte al ludibrio dell'opinione pubblica, come riuscire a riscattare un peccatore maledetto e farlo diventare il tuo Dio, che siamo dal polo nord al polo sud, dal giorno alla notte, sono cose opposte. Come fa? Un'operazione difficilissima. Ne vieni fuori solo se hai una testimonianza di chi lo ha seguito e le scritture ti danno ragione. Perché? Se ti manca una delle due cose non ce la fai. Se hai la testimonianza di coloro che sono lasciati catturare da lui, sono lasciati prendere da lui e quindi sono in grado di dare addirittura la vita per questa causa, questa è la prova fortissima, perché vedi che c'è, ma non è sufficiente, non era sufficiente, perché di gente che moriva in giudaismo ce n'era, non era un grosso problema, li ammazzavano anche loro, facevano in fretta, quindi non era una prova sufficiente, lo sarà dopo, in epoca romana, nell'ambito della storia del cristianesimo, cui il martirio avrà questo significato, ma nell'ambito del giudaismo, guardate che se li ammazzavano loro e li ammazzava il potere, non veniva mica recepito come una scelta testimoniale così forte, anzi una testa calda, meglio che lo fai fuori, perché sennò poi crea dei problemi all'interno. Quindi questo, che per noi è l'elemento probante, per loro paradossalmente non era l'elemento più forte, lo diventerà dopo, soprattutto nei confronti del paganesimo. Invece l'elemento più forte per loro, e lo sapeva bene la comunità delle origini, era che le scritture sacre, che erano quelle sulle quali si ritrovavano e quelle per le quali tutta la struttura del Tempio funzionava, e funzionava tutto il giudaismo, a partire dalla Torah, che queste scritture dessero ragione alla teoria di un figlio di Dio e di un Messia
così come è accaduto nella storia di Gesù. E questo, non so se mi seguite, perché è un po' delicata questa cosa. Per dargli conto, e questo è il punto. Cioè, le stesse scritture che loro hanno utilizzato per metterlo a morte, dicendo che lui è bestemmiatore, che sono quelle che impedivano a un umano di farsi Dio, e qui è Giovanni, lo sentite? Evangelista Giovanni, sono quelle che impedivano a un umano di farsi Dio, le stesse scritture, la comunità cristiana dirà che invece davano la possibilità a un umano di poter essere Dio, nella misura in cui uno non si autocandidava, ma veniva eterocandidato, veniva riconosciuto dal Padre, come è sempre stato anche nella scelta del Messia nell'Antico Testamento. Ma il punto è che qui non è un Messia figlio di Davide, ma è chiamato figlio di Dio in senso forte, perché non proveniente dal seme umano. Quindi questa cosa che dentro sia nel prologo di Giovanni, come dentro nei racconti di annunciazione sia di Matteo come di Luca, è quello che fa la differenza. Cioè che ti viene presentato già dall'inizio la differenza in questo personaggio. Non è un messia tra gli altri che sono stati chiamati nella storia di Israele e continua a essere chiamati ancora oggi, se uno studia un po' l'ebraismo contemporaneo. No, questo si vuole che faccia la differenza, perché la sua origine è dal cielo e non è invece dalla terra. Ecco, allora questo che difende la comunità cristiana è un elemento probante, molto forte, però che per te può diventare, seguitemi bene, perché sto costruendo anch'io il teorema mentre parlo, può diventare l'elemento che va a sconfiggere la provocazione dell'ermeneutica ebraica del giudaismo, perché se io ti vado a mostrare che le scritture si aprono alla possibilità che ci sia un umano che viene da Dio e che non viene dall'uomo, allora ti ho messo a posto l'identità cristologica al punto tale da poter riscattare anche il fallimento umano della croce di questo personaggio e dire che questo fallimento è stato voluto dalla volontà più alta, che è quella di Dio, a cui il figlio appartiene in modo unico e straordinario. E siccome questo figlio appartiene in modo unico e straordinario, nessun altro messia può concorrere con lui, anche il più grande vincitore, il più grande conduttore, lo stesso Salomone che mi ha trasformato Gerusalemme come la città nella quale l'oro abbondava di più delle pietre. Vi ripeto il concetto in una parola: è più forte un figlio di Dio, che è inteso non come figlio di Davide, ma come colui che viene da Dio, che finisce in croce, piuttosto che un figlio di Davide, dove viene assunto come paternità adottiva da Dio, per cui lo chiama figlio di Dio, e quale finisce in gloria, non nel racconto dei re, nei racconti delle cronache, con la trasformazione del regno come il regno più potente di allora. Allora, tra i due è più potente il primo rispetto al secondo nella figura messianica, perché il primo ha un'origine che è tutta l'origine spostata su Adonai, il secondo invece deriva nella sua origine cromosomica dal seme umano, viene dall'Adam, viene dalla creatura. Lo vedete dal punto di vista della costruzione teologica come è importante nel Vangelo di Giovanni che si faccia tutto il passaggio dal Logos al dire che il Logos diventa carne, perché solo così io riesco a spiegarti perché alla fine questo Logos che diventa carne, che sale in croce, è il Re che domina dalla croce. Viene fuori il Christus Gloriosus del Vangelo di Giovanni, che è un po' diverso dal Christus Patiens dei tre Vangeli sinottici. Viene fuori così perché c'è dietro la chiara costruzione teologica e cristologica della sua coappartenenza a Dio in pieno e all'uomo in pieno. Questa coappartenenza della figura cristologica è ciò che permette alla comunità cristiana di dire che il nostro Dio è morto in croce e andare a testa alta dicendolo, non a testa bassa dicendo meglio che nascondiamo la cosa, parliamo solo della resurrezione. No, il crocifisso è risorto.
Per cui il tema della resurrezione non è altro che la risposta alla sua origine. Il tema della morte in croce è ciò che permette alla origine divina di rivisitare il dramma dell'uomo. Quindi il mistero pasquale tiene assieme l'umanità e la divinità, ma è il crocifisso risorto. Non è che prima è crocifisso e poi è risorto. Continua ad essere il crocifisso con i segni dei chiodi anche quando appare come risorto. Ma questo mistero pasquale che viene fuori bene nelle raffigurazioni delle apparizioni del risorto, dobbiamo tenerlo ben presente, perché la nostra mentalità, che invece è diacronica, prima c'è un episodio, finito questo, ce n'è un altro. Ecco, ma non è la mentalità biblica, perché questo episodio porta tutta la forza di sé nell'altro, ce l'hai dentro, l'uno e l'altro, simbolicamente tenuti assieme. Quindi il crocifisso è il risorto, l'una e l'altra cosa. Bene, siamo ancora nell'ambito delle premesse, eh? Ora proviamo a entrare nel testo. Entriamo nel testo, ve lo leggo tutto prima, ve lo leggo dalla traduzione 2008, quella che avete in mano. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Uno dice, vorrei anche vedere. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse, se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose, sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse, se tu sei figlio di Dio, gettati giù, sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose, sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Di nuovo, il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse, tutte queste cose io ti darò, se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Allora Gesù gli rispose, vattene Satana. Sta scritto, infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Io sotto vi ho posto due testi presi dal Deuteronomio. Allora, adesso io voglio, giusto per far capire come intendo leggere questo testo, che ricordatevi, è un testo che mi interpreta tutto il Vangelo, voglio esporvi anche qui una specie di teoria in partenza per poi provarla nell'atto di lettura. Allora, primo elemento di questa teoria, dico due cose sostanzialmente sulla teoria. Primo elemento. Non sono le tentazioni del deserto, ma il deserto è solo il primo dei tre luoghi ricordati. Perché? Prima c'è il deserto, poi c'è la città santa, cioè Gerusalemme, e poi c'è l'alto monte. Nel Vangelo di Luca abbiamo una sistemazione diversa. Prima c'è il deserto, poi c'è l'alto monte, poi c'è Gerusalemme. Vengono girate la seconda con la terza. Quando ci sono queste trasformazioni, uno deve sapere che è difficile che i redattori di questi testi abbiano messo delle cose a casaccio dicendo te guarda ho sbagliato a copiare, ho saltato delle righe perché sembrava adesso la metto dopo. Non è così che avviene. In genere se c'è uno spostamento è perché c'è un significato. Io ritengo che questi tre luoghi sono sinteticamente i tre luoghi che raggruppano tutta la tensione del Vangelo di Matteo e gli altri del Vangelo di Luca. Al tema del deserto, dei 40 giorni, 40 notti, della fame e quindi del cercare il pane, dell'andare a sfamarsi
e il tema della parola, faccio corrispondere tutta la prima lunghissima parte del Vangelo che si apre così, con il capitolo terzo, con il cosiddetto ministero pubblico, e si apre in questo modo: in quei giorni comparve Giovanni Battista a predicare nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Ora, questo deserto della Giudea, che è lo stesso di per sé a cui fa riferimento anche qui, 40 giorni e 40 notti nel deserto, nel racconto, nel raffigurare la figura stessa di Gesù, allora immaginiamo che sia tutto quanto l'itinerario del ministero pubblico che lo deve accompagnare a Gerusalemme, ok? Ed è tutto lo svolgimento della ricerca della sua identità, della cristologia, fino ad arrivare a Cesare di Filippo, la gente che dice che io sia, i tre annunci verso Gerusalemme, quindi della sua passione, morte e resurrezione, si arriva a Gerusalemme, si arriva nella città santa, a cui corrisponde la seconda tentazione, che dice che lo portò nella città santa di per sé nel punto più alto del Tempio. Quindi siamo, se il Tempio era il punto più alto della città, vediamo nel punto più alto del Tempio, per cui il pinnacolo del Tempio non si capisce bene se è uno dei punti della sezione sud della spianata del Tempio, dove anche oggi viene raffigurato, o nella parte orientale o nella parte occidentale c'è dibattito, o forse altri pensano che il pinnacolo del Tempio non sia in relazione alla spianata, ma sia in relazione al santuario, per cui è il punto più alto sopra il santuario, cioè nella vetta, e credo che valga soprattutto questa idea, cioè il punto più alto del santuario che era collocato all'interno della spianata del Tempio. Ci siamo? E allora capite che significa che vai sul punto più alto del monte più alto, perché nella tradizione dei monti, che ha seguito il Cantico dei Cantici si ricorderà, c'è tutto il cammino dei monti che puntano al monte del Tempio, che a volte è chiamato Sion dai profeti, o chiamato Moria in altri testi. E il monte del Tempio, che è alto circa 800 metri, che non è che va tanto più in alto, teologicamente parlando è il monte più alto di tutti i colli, come dice Isaia e anche Michea, verso il quale monte arriveranno per tutte le nazioni. Alla fine dei giorni il monte escatologico sarà il più alto e supererà tutti gli altri. Capite che il Tempio è costruito sul monte più alto, il monte più alto è perché c'è il Tempio, non per altro. Perché è il monte più alto? Perché c'è l'Altissimo. Cioè nessuno può concorrere con l'Altissimo. Potrebbe essere anche una collinetta alta 50 metri, ma se ci metti l'Altissimo sulla collinetta è il monte più alto, perché è uno dei nomi esattamente l'Altissimo. Adesso ci scherziamo un po' sulle parole, però perché il Sion nel Moria diventa il monte più alto, se non perché c'è l'Altissimo, che c'è Dio, che è il Dio dei cieli? Allora lì è il punto dove tu hai il contatto più diretto con i cieli, e quindi supera la grande anche Babele, cioè la torre di Babele, perché sei nel punto più alto. Bene, allora il pinnacolo del Tempio, siamo a Gerusalemme, e ha a che fare con tutta la vicenda che ruota attorno alla sua presenza a Gerusalemme, ruota attorno all'ultima cena, alla cattura, alla passione e quindi la morte, e pertanto ti annuncia esattamente il riferimento in questa città, che poi vocerà nell'annuncio appunto della resurrezione nel Vangelo di Matteo. Ora, come si conclude il Vangelo di Matteo? E tutti questi passaggi dal deserto alla città sono tutti dei passaggi dove la domanda è: ma sei tu il figlio di Dio? Ma il figlio di Dio deve finire così male? Se sei davvero figlio di Dio, allora ecco i piedi della croce, come dicevamo. Come si conclude il Vangelo di Matteo? L'ho ricordato, su un alto monte in Galilea. Allora è curioso il fatto, ecco, che alla fine del capitolo 28, che è l'ultimo capitolo dell'Evangelista Matteo, gli dice: gli undici discepoli intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi. Vedete che loro si prostrano innanzi. Alcuni però dubitavano, e Gesù, avvicinandosi, disse loro: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Ma chi gliel'ha dato? Perché è un po' come la figura del figlio dell'uomo:
che riceve da colui che è seduto in trono nel libro di Daniele capitolo 7, il regno, la potenza, la forza, l'onore, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il momento della intronizzazione di questo figlio dell'uomo. Gesù qui riprende un po' queste parole: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, andate dunque e rendete discepoli tutte le nazioni, battezzandone nel Padre e Figlio dello Spirito Santo. Io sarò con voi tutti i giorni, io sarò l'Emmanuele tutti i giorni fino alla fine del mondo. E vedete che qui la tentazione è proprio al contrario: tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Quindi vedete che i discepoli lì si vanno a prostrare a lui, ma lui non dice sono io il Signore, mi è stato dato, ma non certo dal demonio, ma gli è stato dato dal Padre. E allora vedete, questa terza tentazione rimanda proprio all'ultimo episodio del testo di Matteo. Credo che siano degli elementi sufficienti per vedere questi collegamenti, che addirittura nelle tre locazioni tu puoi leggere tutto il Vangelo. Allora, strategia narrativa interessante per confermare la teoria che vi ho espresso prima, cioè che non sono da leggersi come un episodio all'inizio, ma mi vengono messi lì addirittura tre locazioni che simbolicamente si distribuiscono su tutto il racconto del Vangelo per dire che lui è stato tentato tutto il tempo fino a evocare il momento della intronizzazione ultima, che è quella proprio dell'essere sul monte e aver ricevuto tutto il potere sulla terra e sul cielo. Luca gira le tentazioni. Allora è curioso notare come, se lui mette prima l'alto monte e poi vi mette il tema di Gerusalemme, con molta probabilità per Luca è importante che l'ultima tentazione abbia a che fare con Gerusalemme, perché per lui il Vangelo evidentemente si dovrà concludere a Gerusalemme, il punto di arrivo di tutto il Vangelo sarà Gerusalemme e non sarà il monte di Galilea, e l'alto monte per lui con molta probabilità diventerà quello step molto importante che è il tema della trasfigurazione, il monte della trasfigurazione, che è quello che diventa rivelativo per il suo exodus, che è il termine che viene utilizzato nel testo, che parla dell'esodo di lui da Gerusalemme. E viene annunciato già nel testo della trasfigurazione, che è molto particolare, quello di Luca, molto specifico, ed è probabile che l'evangelista Luca, mettendo in ultima posizione Gerusalemme, perché il suo Vangelo si concluderà a Gerusalemme, con il ritorno dei discepoli di Emmaus a Gerusalemme, con l'ascensione che viene raccontata a Gerusalemme, appena fuori da Gerusalemme, e i discepoli che rientrano a Gerusalemme stanno sempre nel Tempio a pregare Dio a Gerusalemme, e vedete che per la logica del Vangelo è importante che le tentazioni siano girate. E quasi sicuramente Luca si appoggia a Matteo e non viceversa nel riplasmare, e comunque sia, anche se appoggiassero un'altra fonte, sta di fatto che tutte e due danno ragione alla propria logica narrativa nel sistemare le tentazioni. Ecco, l'altra cosa che vi devo dire, che è più una cosa scoperta molto molto recentemente, è che dietro questo testo delle tentazioni vi sta la prospettiva del Deuteronomio in alcuni passi salienti, che sono così dentro nella preghiera quotidiana, così dentro nella formazione di tutti i giudei, quindi tutto l'ebraismo, al punto tale da ritenere ciò come decisivo, importante, centrale e direi alimento quotidiano proprio nell'esperienza spirituale. E qui vi ho citato questi due testi, uno è preso dal sesto capitolo del libro di Deuteronomio, l'altro è preso dall'ottavo capitolo, che sono dei testi a cui rimandano proprio le citazioni del testo delle tentazioni di Matteo, ma anche in Luca. Allora, giusto per intenderci, quando Gesù dice non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, questo noi lo troviamo in Deuteronomio 8 al versetto 3, dove dice: egli dunque ti ha umiliato e ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna,
che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. La traduzione della 70 dice delle parole, di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, per cui è preso dalla versione della 70 questo testo di Matteo, quindi non tanto della parte ebraica che l'avete tradotta, delle cose che escono dalla bocca di Dio. Quindi qui avete 8.3, Deuteronomio 8.3, cose che trovate anche su qualsiasi Bibbia, però il lavoro che adesso vi voglio fare è quello di ritornare al contesto di Deuteronomio per riportare il senso e il contesto di Deuteronomio lì nelle tentazioni, perché il rischio delle citazioni è che tu vai a stracciare la citazione e non la fai funzionare nella forza del contesto, perché questo versetto è pieno di significati molto di più di quanto non lo sia se tu lo stralci dal contesto. Poi vado avanti e vediamo che subito il diavolo si attrezza e anche lui va a sparare una citazione. Siamo quindi nella città santa ed è lui che si fa avanti ponendo la questione corroborata da una citazione, poi rifletteremo anche su questo. E questa citazione è presa dal Salmo 91-90, versetti 11 e 12. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi, sulle loro mani ti porteranno perché non inciampi nella pietra del tuo piede. Quindi vedete, sono presi da questi versetti 11 e 12. Quindi Salmo 91, poi riprenderemo anche questo. Come gli risponde Gesù? Di nuovo cita la scrittura. Cita la scrittura prendendo invece da un altro testo, ecco, che abbiamo già anche parzialmente visto, annunciato quantomeno, che è invece preso dal testo Shema Israele, ascolta Israele, Deuteronomio 6, 4 e seguenti. E qui precisamente siamo nel versetto sedicesimo. Se uno va a vedere il versetto sedicesimo, ha: non tenterete il Signore vostro Dio come lo tentaste a Massa. Quindi vedete che prende la prima parte del versetto dove dice: non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Quindi siamo Deuteronomio 6, abbiamo detto 16. Poi terza tentazione. Allora il diavolo gli dice: tutte queste cose ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Gesù di nuovo gli dice: vattene Satana, sta scritto infatti il Signore Dio tuo adorerai. E vedete che questa è presa dal versetto invece tredicesimo: temerai il Signore Dio tuo, lo servirai e giurerai per il suo nome. Quindi il Signore Dio tuo adorerai, a lui solo renderai culto. E ecco che in pratica ci fa capire, ecco, questo passaggio, che noi ci troviamo proprio di fronte a un utilizzo specifico del testo del Deuteronomio preso in due suoi punti, in due sue sezioni, cioè il capitolo ottavo e il capitolo sesto. Allora, cominciamo con il capitolo ottavo, cioè cominciamo ad analizzare adesso la prima tentazione che ha a che fare con il testo di Deuteronomio. Però scusate, vi ho detto che il secondo punto della teoria era in cosa consiste. Consiste in questo, che ci sono dietro al testo delle tentazioni dei testi fondatori importanti, che non è tanto il ciclo dell'Esodo, Esodo Tukur, ma ci sta dietro la teologia del Deuteronomio con tutta la sua forza messa in campo, che adesso cercherò anche di farvi vedere nella ripresa di questi due testi, così che li leggiamo assieme. E allora c'è questa chiara coscienza di un pondus teologico molto molto alto, potente, che viene assunto, ritradotto in narrazione, sistemato in questo testo delle tentazioni di Gesù. Allora, scusa, sì. Una domanda così almeno riposo un po' la nostra. Sì. Tu hai collegato giustamente il tema delle tentazioni al battesimo, dopodiché si presenta il diavolo e dice: se tu sei figlio di Dio, vieni con me che ti metto alla prova. La sostanza è questa. Però alla seconda prova Gesù risponde:
sta scritto anche: non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Allora non poteva finire subito qui la storia, volutamente sono un po' provocatorio, non poteva finire subito qui la storia. Se sta scritto che non puoi mettermi alla prova, cosa... Non so, puoi rispondere adesso o dopo, ma no, ero un po' bloccato. Possiamo passare tutte le tre, per cui dobbiamo cercare di vedere i passaggi nell'atto di lettura che vi ho detto, però distribuendolo nelle parti del Vangelo. Quindi dobbiamo fare un'analisi interpretando ogni interpretazione come sintetica di tutta la sezione del Vangelo, eh? Questo è il tentativo che vogliamo mettere in atto. Allora, analizziamo adesso la prima parte del racconto, fino in pratica al versetto 4, quindi abbiamo a che fare con il luogo del deserto, e mettendoci nell'ambito del Deuteronomio proviamo a far dipendere dall'idea, la seconda idea che vi ho detto come premessa per comprendere questo testo, cioè che c'è dietro proprio la teologia di questo quinto libro del Deuteronomio. Allora, il Deuteronomio è una serie di discorsi che Mosè fa in un giorno solo, dopodiché muore. Quindi tutti i discorsi vengono fatti in quel giorno, viene riassunto tutto, è lui che fa la memoria rivolgendosi al popolo, è lui che quasi sempre parla al popolo, per cui ascolta Israele, non è il Signore che lo dice, ma è Mosè che dice a Israele di ascoltare, che dice il Signore, vostro Dio. Allora, il Signore tuo Dio, vostro Dio, cioè lui che si rivolge a loro. E pertanto c'è dietro la figura di Mosè che fa la memoria delle opere che il Signore ha fatto nei confronti del popolo attraverso la mediazione di Mosè. Tutto questo, ripeto, è un concentrato proprio sintetico ed è presentato, come vedete, come momento di arrivo, di retrospezione, di rilettura di eventi già raccontati. Quindi è ciò che ti permette di fare la memoria quando tu hai già vissuto l'esperienza. Deuteronomio è collocato così, alle spalle ai 40 anni, capite? E qui tu racconti la cosa. Bene, alle spalle hai 40 anni ed entra in campo che cosa? La rilettura, entra in campo il senso, il significato. Ora, essendo appena stato battezzato con quello che vi ho detto, fu condotto dallo Spirito nel deserto. Subito un ebreo che sente deserto, è chiaro che l'esperienza del deserto è quella del ciclo dell'Esodo, per antonomasia è quella che poi viene reiterata nell'esperienza del passaggio del deserto da Babilonia per il ritorno, però sostanzialmente il ciclo fondamentale è quello dell'Esodo, il tempo del deserto, per essere tentato dal diavolo. E di nuovo capite che l'esperienza del deserto che ti mette in campo le tentazioni, perché la tentazione fondamentale raccontata era proprio nella relazione quando Mosè era sul monte che stava ricevendo le parole, e sotto al monte Aaron e gli altri avevano costruito il vitello d'oro, per cui entri proprio in questo luogo della tentazione, il deserto diventa il luogo della prova. Perché? Perché l'avevamo fatto, se qualcuno di voi aveva partecipato al Padre Nostro al Battistero, ho fatto una buona distinzione che va fatta quando noi riflettiamo sul nostro lessico, nella nostra lingua italiana, nelle lingue moderne, rispetto al lessico originario. Allora, nel lessico originario, che ce l'abbiamo qui in greco, il termine peirazzo, perasmos, può essere tradotto o mettere alla prova oppure tentare. Il punto è che nella nostra lingua italiana tentare significa una cosa, mettere alla prova significa un'altra cosa. Cioè afferiscono proprio esperienze antropologiche diverse. Perché per noi la tentazione appartiene a quel tipica esperienza dove tu ti trovi sedotto da qualche cosa che ti tenta, sai che non è una cosa bella, non è una cosa buona, ma c'è una seduzione tale che ti porta a cadere nella tentazione. Se dice cadere nella tentazione non è un caso, quindi sei portato, ma sei responsabile anche tu dell'accogliere il fatto di essere portato.
nella tentazione. Quindi sei indotto nella tentazione, ma c'è il tuo compiacimento nella tentazione. Il problema è che la tentazione poi ti porta alla morte, ed è tutto il discorso degli idoli, per cui gli idoli sono i rappresentanti della tentazione rispetto al vero Dio, il Dio di Israele che ti chiede la fede, e dall'altra parte hai la pagnotta assicurata. Ecco, allora la logica della tentazione è questa, perché la tentazione porta in sé un paradiso immediato, funziona così. La tentazione ti presenta un paradiso immediato, istantaneo, invece la fede ti promette un paradiso disloccato. Allora, per noi tentazione vuol dire questa cosa qui, in sostanza. Quando io dico mettere alla prova qualcuno, per noi è una cosa dalla quale guardarsi, cioè distanziamo la cosa, quindi non funziona la dinamica seduttiva della tentazione quando dico mettere alla prova, capite? E nell'immagine comune uno è peccatore quando si lascia tentare e cede alla tentazione, ma non è peccatore quando è messo alla prova e si trova prostrato dalla prova. Anzi, lì tu cerchi di dire poverino, cioè davvero è stato umiliato e quindi va sostenuto. Quindi hai la benedizione per chi è messo alla prova e, diciamo, la condanna per chi ha ceduto alla tentazione. Ma in greco perasmos e perazzo possono voler dire l'una e l'altra cosa. Quindi, anche qui, il tentatore o colui che l'ha messo alla prova? E mettere alla prova vuol dire anche tentare, certamente, ma nel nostro modello cognitivo, del nostro linguaggio, ripeto, ci sfugge la cosa. Tanto è vero che il vero problema è sul Padre nostro. E quando noi diciamo non indurci in tentazione, ma liberaci dal male, quel non induci in tentazione ci sembra proprio una roba scandalosa, perché come fai a chiedere al Signore di non indurci in tentazione, quasi che Lui possa indurre, essere il soggetto che ci induce in tentazione? Dico, aspetta un attimo, provo a tradurlo così: non esporci alla prova, non metterci alla prova, ma liberaci dal male. Ah beh, sì, allora va bene, guarda, è la stessa parola, cioè è la stessa parola, non è diversa in greco, solo che tu la traduci tentazione non va bene, se traduci la prova va bene. E perché? E perché tu dici no, perché Dio non ti può indurre in tentazione, salvo poi rendersi conto che è lo Spirito di Dio che ha indotto, ha condotto in tentazione il figlio suo. È lui che è mica lo spirito del diavolo che ha portato nel deserto per essere tentato dal diavolo, per essere messo alla prova dal diavolo, è proprio Dio. Allora, se il figlio è stato indotto, condotto nel deserto per essere messo alla prova, essere tentato, utilizziamo due verbi, dal diavolo, chi sono io per dire no, Dio no, certamente lui non può indurmi in tentazione, perché sarà il diavolo che mi induce in tentazione, ma lascia fare a Dio il suo mestiere. Cioè è Gesù che dice chiedete al Padre di risparmiarvi dalla prova a cui sono stato condotto io. Capito? È forte la cosa, Per cui tu chiedi davvero di risparmiarti l'esperienza che non è stata a me risparmiata. Mi stai chiedendo una roba straordinaria a Dio, solo che per il nostro modello troppo pudico, per dire Dio, no, non va bene. È tanto vero che hanno cambiato la traduzione adesso. Come dici adesso? Non abbandonarci alla tentazione, sì, perché non abbandonarci, cioè tienici con te, e per cui va un po' a fare suonare Dio, Dio mio, perché mi ha abbandonato, non abbandonarci alla tentazione, ma no, secondo me, no, è proprio non condurci nella tentazione, come invece è capitato a lui. È chiaro che se il Padre nostro tu lo leggi come la preghiera di Gesù, arrivi a queste conclusioni. Se lo leggi con la preghiera che Gesù ha insegnato loro, certamente è chiaro che non è la preghiera di Gesù. Invece per me è la preghiera di Gesù, il Padre nostro, prima di essere la preghiera che lui ha insegnato ai discepoli. E allora, continuando il nostro ragionamento, vi dicevo, quindi questo discorso del deserto, il tema della tentazione, per cui tutto ruota attorno a quello, dopo avere digiunato 40. Quindi è qui che arriva, la lingua batte dove dente duole, è lì che arriva il punto. Quindi è sul fatto che lui ha fame dopo 40 giorni e 40 notti. Allora, io avevo già spiegato questa cosa all'interno
del sette domeniche sul Padre Nostro, come a mio avviso ci sta dietro proprio in questo accenno il fatto che quindi qui siamo di venerdì, cioè il giorno in cui viene a cadere questo momento in cui lui ha fame è di venerdì. Perché è di venerdì? Perché se sono 40 giorni e 40 notti e alle spalle tu hai l'idea del settenario della settimana, se 6 per 7 quanto fa? 42. Ecco, ora se... Non so quei tempi. 42, attenzione, quindi se qui siamo a 40 giorni compiuti, perché dice notte e giorno, significa che devo tornare indietro in pratica di 2 giorni. Ora, 6 per 7 è 42, vuol dire che il 42esimo giorno, che giorno è? No, siamo settenario, voglio dire ebraico, vuol dire che il 42esimo giorno è il sabato, il 41esimo è venerdì, il quarantesimo è giovedì, ok? Allora, notate la cosa curiosa, pensate la fine del testo, perché in pratica qui ti sta già rimandando, ruota attorno al fatto che queste tentazioni si muoveranno tutte, perché non dice che il giorno dopo altro, avviene tutto in quel giorno, di venerdì. Ma di quale venerdì si sta parlando? Si sta parlando dell'unico venerdì di cui si parla nel Vangelo di Matteo, cioè sta parlando di quel venerdì che è Pasqua, in sostanza. Perché? Perché viene celebrata la cena pasquale la sera di che giorno? Del giovedì, che è già però venerdì, perché comincia, essendo Pasqua, comincia già la sera prima. Ok? Allora, notate, ecco, che questo venerdì è il venerdì nel quale viene presentato che cosa? Tutto l'asse delle tentazioni. Ok? Per cui la tentazione del pane alla fine ha fame, alla fine dei 40 giorni emerge il discorso della fame. Notate che fame, sete, al di là della cena pasquale, ma c'è anche o sete, secondo Giovanni, sulla croce. C'è proprio questo trovarsi in una situazione di difficoltà antropologica, che è la tipica situazione del dolore, di chi è nel bisogno, quindi questa è una tipica situazione di bisogno, che siamo di fronte al tema del digiuno, per cui ti manca proprio la risorsa prima, che è quella del pane, ma il pane è quello che ti rimanda al deserto, il pane del deserto era la manna, notate, che come dicevamo sempre nelle domeniche nel Battistero, c'è la manna dei 6 giorni e c'è la manna del 7° giorno. La manna del 7° giorno è quella che non si decompone. La manna dei 6 giorni è quella che al mattino dopo è già decomposta. Allora, quando riflettevamo sempre sul Padre Nostro, e siamo sempre nel Vangelo di Matteo, dove noi diciamo dacci oggi il nostro pane quotidiano, avevamo tradotto il nostro pane, quello di domani, donacelo oggi, perché c'è quell'epiusion che vorrebbe dire quello di domani, donacelo oggi. Qual è il pane di domani da donarcelo oggi? È il pane del sabato, perché è la manna che non si decompone, dice il testo di Esodo 16, ma che tu raccogli il giorno prima, cioè quando? Il venerdì. E allora nota però che tutti i giorni tu hai il pane che è la manna che si decompone, il pane che non si decompone, che è il pane di domani, cioè quello di sabato, che però ti viene dato oggi, ti viene dato di venerdì. Ci siamo? E qual è questo pane che ti viene dato di venerdì? Sarà l'Evangelista Giovanni che svilupperà: io sono il pane vivo disceso dal cielo, sono la nuova manna del 7° giorno, diventa lui stesso. Allora, lui, nel Vangelo di Giovanni, è questo Logos, questa parola che diventa carne, ci siamo? Allora qui si va a prendere questo testo di Deuteronomio 8 per contrapporre, diciamo, la manna dei 6 giorni, che comunque finisce ed è importante per farti condurre, far condurre la tua vita lungo il tempo,
e la manna del settimo giorno che assume la struttura della parola perché è quella eterna, capite? Viene fuori proprio questa idea. Allora, leggiamo il testo di Deuteronomio 8 per vedere come è la risposta. Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandi che oggi vi do, perché viviate, diveniate numerosi ed entriate in possesso della terra che il Signore ha giurato di dare ai vostri padri. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, vedete che richiama il numero 40, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Quindi vieni messo alla prova lungo questi 40 anni. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame. E quindi sentite le parole di Gesù, questo vuol dire che in quei 40 giorni e 40 notti lui si è trovato sintonico con questa situazione del popolo che viene umiliato, messo alla fame. Ti ha nutrito con la manna, il popolo ha ricevuto la manna, lui 40 giorni e 40 notti senza neppure la manna, che tu conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto. Per farti capire, qual è quindi la finalità della manna? Per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Allora, la finalità dell'averti dato la manna è che il pane non è tutto. E il racconto della manna ti dice effettivamente che abbiamo la manna che ti sostiene, ma c'è la vera manna, quella della vita eterna, quella che dura per sempre. Allora la manna, si chiama sempre manna, ti fa capire che c'è una realtà che dura per sempre. Questa realtà che dura per sempre è ciò che esce dalla sua bocca. Cosa è uscito dalla sua bocca? È uscito il suo alito quando ha dato la vita all'Adamo, che parla dell'uomo, ma poi esce la sua parola, che è portata sempre dal suo alito. Quindi quell'alito di vita che tu ti porti dentro è raggiunto dalla sua parola che esce dalla sua bocca. E dice: il tuo mantello non si è logorato addosso, il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te. Allora questo è l'ambito nel quale sentire questo testo. E allora ascoltiamo cosa dice il tentatore proprio nella scena che lui ha fame. Cosa gli dice? Se tu sei figlio di Dio, riprendete le cose che vi ho detto prima, di che queste pietre diventino pane. Che queste pietre diventino pane. Certo, nel deserto abbiamo tante pietre, quindi l'immagine è certamente immediata. Ora, dire che queste pietre diventino pane significa in pratica fargli fare un'operazione, cioè che neanche a Mosè era dato di aver fatto. Quello al massimo era riuscito con la bacchetta a percuotere la roccia ed era uscita l'acqua dalla roccia. Ma non mi sembra che da qualche parte lui abbia trasformato le pietre in pane. Eben è il termine per dire pietra, in Abanim. E notate che c'è tutto un gioco anche su questo, che c'è il testo sui figli di Abramo, ecco, che sembra il Vangelo di Matteo, probabilmente ha dietro il testo in termine ebraico. Quando dico Abanim, dico Banim, posso dire pietre oppure posso dire figli in ebraico. E parlando del deserto, anche figli di Israele, può darsi che ci sia dietro anche un gioco di questo tipo, adesso non lo approfondiamo. Pietra nel deserto rimanda anche a un momento molto molto importante, che è quello dell'andare a tagliare due pietre per poter far sì che lì fossero scritte le parole di Adonai, proprio le 10 parole sulle due pietre. Le pietre sono importanti per costruire l'altare, le 12 pietre, costruire l'altare dell'alleanza sul monte in Esodo 24. Quindi certamente la pietra, capite, rimanda al popolo, rimanda all'eternalizzazione, al tempo, perché la pietra è questa che lì da sempre nel deserto, la vedi, è sempre uguale a se stessa. Quindi questa metafora, ecco, e la pietra è dura, la pietra è immangiabile chiaramente,
Ecco, la forza tua, se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane quotidiano perché tu hai fame, cioè rispondi alla tua esigenza. E allora la sua risposta che viene data quando ha fame, perché è importante cogliere questa cosa, non a pancia piena, ma quando ha fame, è quella di relativizzare proprio il pane quotidiano, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E allora non sta dicendo che non bisogna mangiare pane, ma non di solo pane vive l'uomo, quindi relativizza il pane, ma la vera origine della vita dell'uomo è la parola che esce dalla sua bocca. Allora è curioso il fatto che questa risposta che Gesù dà comunque lo lascia a bocca asciutta, perché dicendo che non di solo pane, vabbè, insomma, però almeno queste tre pietre me le trasformo, perché dice è vero che non di solo pane, ma ecco, però anche di pane, sembrerebbe così. Invece c'è proprio il rifiuto radicale di compiere qualsiasi azione che possa ripresentarmi analogamente alla manna, che comunque non dalle pietre ma veniva dal cielo, poi veniva anche una resina dagli alberi, non si capisce bene quale fosse la provenienza precisa, ma sta di fatto che comunque compariva ed era un miracolo quotidiano quello della manna. Qui neppure la manna, capite? Zero assoluto, perché ti dice che lui digiunò per 40 giorni, 40 notti, per cui non c'è neppure la manna, c'è l'espressione della prova nel deserto che gli ha fatto capire attraverso la manna che cosa? Che non di solo pane vive l'uomo. Lui neppure la manna, per cui c'è proprio, capite, un radicale discostarsi anche da quegli elementi che sarebbero più che comprensibili dal punto di vista umano, quasi per azzerare al 100% la capacità sensata di quella tentazione. Capacità sensata intendo dire che ogni tentazione porta in sé un buon grado di sensatezza. Questa è una delle più sensate. Cioè, ha messo a posto tutto, c'hai fame, 40 giorni, 40 notti, se sei figlio di Dio è il minimo, capite? No, questo avere tagliato addirittura in modo così radicale nei confronti del tentatore, questo fa pensare nel senso che c'è una presa proprio di distanza netta nei confronti. Allora voi notate come tutto questo vi fa rileggere quegli episodi veramente strani della moltiplicazione dei pani e dei pesci, perché nell'itinerario prima di Gerusalemme noi abbiamo ben due moltiplicazioni dei pani e dei pesci che ha a che fare col fatto che la gente ha fame, cioè che hanno fame. Allora cosa fa Gesù? Di fronte al fatto che la gente ha fame poteva rispondere alla stessa maniera, vabbè, ma non di solo pane è l'uomo, sentitevi ascoltare me, tutto e basta, poteva rispondere esattamente così. Allora è interessante perché lui ha operato per gli altri, salva te stesso anche noi, sei fatto questo per gli altri, dice sulla croce l'amico Fritz, e invece qui lui in pratica rinuncia a fare l'automiracolo e opera per i bisognosi, per coloro che hanno fame, per gli affamati e per gli assetati, e con due miracoli, sia Matteo che Marco raccontano due moltiplicazioni dei pani e dei pesci. Perché raccontarne due? Dovremmo entrare nel testo per vedere come le finalizzazioni dei testi sono diverse, però se ti ha rincarato la dose così tanto vuol dire che è l'unico miracolo che viene presentato in modo molto simile, quasi identico. Perché duplicarlo così se non per rimandare davvero questa situazione di fame che c'è, questa situazione di fame? E Giovanni poi trasformerà questo nella rilettura del segno, nel discorso del pane di vita nel sinagoga di Cafarnao, perché diventerà un segno fondamentale nel racconto di Giovanni, perché dirà che voi siete ritornati a me solo perché avete avuto la pancia piena, per cui giocherà su questo aspetto che in definitiva il segno non passa, perché uno punta solo pane, non di solo pane, no, solo col pane, perché ritorni sempre lì, perché ti mette a posto proprio come gli idoli ti sistemano la tua quotidianità. Adesso andiamo più velocemente perché vedo che sono già le 11, per cui dobbiamo correre. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio
e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, sta scritto. Infatti, allora, il fatto che il diavolo citi la scrittura, tutti vedono, e quindi non bisogna essere geni per scoprire questa cosa qua, che è una modalità molto intelligente per dire che la logica della tentazione passa nella capacità, nella tentazione di cedere alla logica demoniaca, passa nella capacità anche di sapere utilizzare bene le scritture. Ora, se qui siamo a Gerusalemme, perché siamo nella città santa, chi, sentilo, ha utilizzato le scritture esattamente per attaccarlo, per metterlo in difficoltà, fino a metterlo a morte? Vedete che l'utilizzo delle scritture è della logica demoniaca che viene istituita nel potere contro, e quindi di fatto in una parola il sinedrio che gestisce il potere attraverso il dominio sulle scritture. Quindi faccio dire le scritture a mio vantaggio. Guardate che il diavolo, che va ad incarnare questa logica, mica stupido, perché va a prendere il Salmo 91, che è un salmo molto raffinato, che ha a che fare con il Tempio senza parlare del Tempio, perché dice il salmista: tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Quindi tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, dove puoi abitare al riparo dell'Altissimo e all'ombra dell'Onnipotente? Stando nel Tempio, per cui si sta rivolgendo un orante che di solito è sempre la figura davidica, cioè che nel Tempio si rivolge al Signore, mio rifugio e mia fortezza. Egli allora ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverà rifugio. Vedete, tu ti rivolgi a lui e lui ti risponde. Questa è la logica, ti rivolgi a lui e lui ti risponde. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che va nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Quindi nessun potere riuscirà a schiacciarti. 1000 cadranno al tuo fianco, 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire. Quindi tu rimarrai in piedi, moriranno tutti, ma se tu dimori all'ombra dell'Onnipotente, sta tranquillo che vai sul sicuro. Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi. Se tu lasci l'Onnipotente, è chiaro che poi ti troverai come gli empi, ma se tu osservi in giro, vedrai qual è la fine degli empi. Quindi stai nella casa dell'Onnipotente. Poiché tu rifugio è il Signore e hai fatto tu dell'Altissimo la tua dimora, non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Vedete, sei al sicuro, hai l'assicurazione più potente di questa terra, se stai con lui. Ecco qui i versetti. Egli, Signore, per proteggerti, darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Vedete che è una botte di ferro, questo qua. E sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede, perché non inciampi nella pietra, che era il tipico elemento della pietra di scandalo, cioè la pietra dove tu inciampavi. Allora gli angeli ti portano perché tu possa camminare spedito, perché tu possa camminare davvero anche lungo questo cammino suoi del deserto. Camminerai su aspide e vipere, vedete che ti richiama il cammino del deserto, schiaccerai leoni e draghi, tutti gli attacchi del male, lo salverò, perché a me si è affidato. Qui chi è che interviene? È Dio che parla direttamente. Lui dice: lo salverò perché si è affidato a me, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome, mi invocherà, gli darò risposta, presso di lui sarò nella sventura, lo salverò, lo renderò glorioso, lo sazierò di lunghi giorni, gli mostrerò la mia salvezza. Capite che è il salmo della botte di ferro questo. Io sono fedele, lui è il mio scudo, la mia sicurezza, la mia salvezza, tutto. Capite che il diavolo va a beccare una citazione dal Salmo della botte di ferro. Quindi gli dice, lo porta, quindi si spostano dal deserto, al deserto di Giuda, richiama anche il deserto del Sinai e tutto, lo porta dove? Subito a Gerusalemme, lo mette nel punto più alto, nel punto altissimo, quindi su questo pinnacolo del Tempio, e gli ripropone di solito la sfida. Quindi se tu sei figlio di Dio, e uno si domanda, ma
dice al diavolo, ma sei scemo, cioè cosa vuol dire? Se è il deserto lo prendi, vai al punto più alto, se tu sei figlio di Dio gettati giù, ma stiamo giocando che cosa? Cioè letto così uno dice, ma è un po' strano. Se invece tu lo leggi nei termini proprio simbolici di quello che è richiamato in tutto ciò, sai che tu ti trovi effettivamente sul monte dell'Altissimo, nel punto più alto del Tempio, sapendo che il Santo dei Santi aveva all'interno, anche se poi ai tempi di Gesù non c'era, però nell'immaginario precedente c'era l'Arca dell'Alleanza, sulla quale c'erano i due cherubini, che sostenevano colui che sedeva sui cherubini, quindi vuol dire che il punto più alto che si elevava spiritualmente sopra l'Arca dell'Alleanza era Adonai, che decideva venire a sedere proprio nel punto più alto lì nel Santo dei Santi, per cui ti dà proprio l'impressione che siamo nel luogo dei cieli, cioè tanto è vero che anche Ezechiele, quando immagina tutta la visione del carro, ha delle figure che sono prese probabilmente dalla struttura stessa del Tempio, quindi è proprio una visione celeste, visione dei cieli. Ecco, in questa situazione dice gettati giù, deve essere lui a decidere di gettarsi giù, perché? Perché in pratica tanto è sicuro che lui è una botte di ferro, capite? Tu sei a posto, guarda, c'è un salmo che è il tuo, è così, perché tu sei protetto, sei il privilegiato, ha detto che sei il prediletto, l'ho appena detto prima, vediamo, è il tuo salmo, quindi tu sai che il salmo 91 è il tuo salmo, sta tranquillo, tanto ci sono gli angeli, darà ordine, pum, ti bloccano e il tuo piede non inciamperà neanche in quella pietra che ti avevo detto di farla diventare pane, neanche in quella, capite? E allora Gesù cosa gli risponde? Sta scritto anche, quindi qua entriamo dove? Nei dibattiti rabbinici che lui ha sulla spinata del Tempio, perché gli dicono così e lui ribatte. Vi ricordate tutte le dispute della parte finale del Vangelo di Matteo? Sono 7 dispute? Tutti vanno lì a saccagnarlo e alla fine dice, allora vi pongo io una domanda, di chi è figlio il Messia? Ma se figlio di Dio, figlio di Davide, pone lui la questione del figlio di Dio. L'ultimo delle dispute, quando non sanno cosa rispondergli, l'incastra su Salmo 110. E allora anche qui vedete, pompa questo dibattito, tira fuori la citazione e lui gli tira fuori la controcitazione. E la controcitazione la va a prendere, allora andiamo a leggere l'altro testo, quello del Deuteronomio, perché dice non metterai alla prova, quindi non tenterai il Signore Dio tuo, così è estrapolata. Allora dobbiamo entrare invece in questo testo che è decisivo e importantissimo. Allora, scusate, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Il Signore è l'unico. Allora, io, cambia quante cose dovrei dirvi, avrei bisogno di un'ora intera per parlarvi solo di questo versetto, per dire l'importanza centrale, però se vi interessa, venerdì prossimo io poi registrerò l'incontro che terrò a Vicenza sul prologo di Giovanni, dove batterò il chiodo proprio su questo versetto, che di per sé ho scoperto la cosa col Cantico dei Cantici, che prima non c'ero mai arrivato così bene, su questo gioco che c'è tra Echad, che vuol dire unico, l'uno, e il tema dell'amore. Allora, qui dice, il Signore, il nostro Dio, il Signore è Echad. Questo Adonai Echad vuol dire che c'è il tetragramma sacro e poi c'è, sono tre consonanti che mi dicono in un certo senso la cifra identificativa sua. Lui è l'unico. Tu amerai, e attacca subito il tema dell'amore. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto. Allora ho mostrato nel Cantico dei Cantici come c'è dietro questo gioco numerologico tra Echad, cui numero è 13, che è un numero stellato, e Ava, che è la parola che dice amore, che diventa una cifra nel Cantico dei Cantici, là dove ti dice ponimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, che rimanda a quello che noi adesso ascolteremo dello Shema Israele, di porre davanti, eccetera, questi comandi che oggi ti do. Il Cantico dei Cantici ti dice questo, e poi dice forte con la morte è Ava, amore. E allora il fatto che c'è questa citazione che rimanda, sembrerebbe lo Shema Israele,
e poi parla dell'amore, e capite che anche qui subito dopo lui è uno, parla dell'amore, amerai, e poi parla dei precetti che vanno legati come sigillo, che vanno sigillati addosso. Allora anche dietro il Cantico dei Cantici ci sta questo testo, che è fondamentale, ma il numero 13 è uguale a Ekad, che vuol dire uno, è uguale a Ava, che vuol dire amore. Quindi con la modalità con la quale si collegavano i significati delle parole attraverso i numeri, vuol dire che quando tu dici che Dio è Ekad, corrisponde a dire che Dio è amore. Capite che Giovanni, quando dice che Dio è amore, sta lavorando sul fatto che Dio è l'unico, perché dire Ekad e dire Ava vuol dire sempre dire 13, e quindi che è la metà di Adonai, 4 lettere, che è 26 in tutto, per cui ti metti in campo anche il raddoppiamento, notate, della figura appunto del tetragramma sacro, ma questo poi sarebbe un altro approfondimento. L'importante è cogliere che l'uno, dire che Dio è l'unico e che Dio è amore, vuol dire la stessa cosa nel gioco numerologico. E subito dopo in effetti c'è la declinazione dell'uno, che è questa: tu amerai il Signore tuo Dio. Quindi l'amore parte da te, cioè tu nell'azione di amare Lui, sapendo che Lui è amore, perché 13 è l'uno, l'amore viene da Lui. Quindi vedete che nell'azione reciproca c'è proprio un raddoppiamento, potremmo dire, dell'amore che è suo ed è anche nostro, e che viene fuori l'immagine piena anche di Adonai, dove tu hai il 13 che è tuo, il 13 che è suo, che fa il 26, ma adesso non perdiamoci in numerologia, ma è importante cogliere che c'è dietro, ovviamente in gioco rabbinico, in questo rapporto, il numero 13 che è il primo, dicevo, numero stellato. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Questo lo recitava Gesù tutti i giorni. Quindi è chiaro che anche gli evangelisti impostano una riflessione su questo. Questi precetti che oggi ti do, quindi vedete che i precetti saltano fuori dopo l'amore. Per questo qual è il comandamento più grande? Nel senso che è quello che mette la base al fatto che poi ci siano i precetti. E vuol dire, se dico l'amore, i precetti erano 10 e 613, 10 sono 10 parole, 613 era il complessivo. Amore cosa corrisponde a? A 1. Ekad vuol dire 1. Il numero di Ekad, lettere, fa 13, ma siccome corrispondono con amore, quindi capite che prima di tutto c'è l'uno. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, tua anima e tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, quindi per declinare l'amore, tu devi farlo con tutti questi precetti. Ecco perché è il comandamento fondante tutti gli altri comandamenti, perché è così impostato. Quindi per poter vivere l'amore devi mettere in atto i precetti. Questa cosa. Non esiste fede e opere, perché sono profondamente unite. Fede sarebbe l'amore che si declina nei precetti, che sarebbero le opere, ma non puoi dissociare l'una e l'altra cosa. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore, vedete? Quindi vuol dire che vengono stampati nel cuore, vengono sigillati nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando tornerai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai, quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno. Quindi vedete, diventa una forma di sigillo, cioè la metafora dell'azione, la mano, quindi compirai queste cose, ti staranno come pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipi della tua casa e sulle porte. Quindi capisci che questi precetti devono attraversare tutta la tua azione, il tuo essere. Quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nella terra che ai tuoi, nella terra che i tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, con città grandi e belle e che tu non hai edificato, case piene di ogni bene e che tu non hai riempito, cisterne scavate ma non da te, vigni e oliveti che tu non hai piantato, quando avrai mangiato ti sarai saziato, quindi tutte cose che tu non hai preparato, guardati dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, temerai il Signore tuo Dio e lo servirai e giurerai per il suo nome. Quindi temerai il Signore tuo Dio. Non seguirete altri dei, divinità dei popoli che vi staranno attorno, perché il Signore tuo Dio che sta in mezzo a te è un Dio geloso,
altrimenti l'ira del Signore tuo Dio si accenderà contro di te e ti farà scomparire dalla faccia della terra. Dio geloso, forte come la morte l'amore, tenace come gli inferi è la gelosia. Vedete che richiama sempre questo testo. Non tenterete il Signore vostro Dio come lo tentaste a Massa, come l'avete messo alla prova. Massa e Meriba, ecco, sono proprio i luoghi della prova. Quindi voi non tentare vuol dire che non vi fidate del Signore vostro Dio. Quindi nel contesto dice appunto non tenterete il Signore vostro Dio, nel senso che non vi siete fidati, non avete avuto fede. Quindi tentare vuol dire non avere avuto fede. Allora, se noi riprendiamo l'espressione, la risposta di Gesù, quando dice non metterai alla prova il Signore tuo Dio, noi dovremmo intenderlo effettivamente che è l'opposto delle cose che dice di fare al popolo, cioè di avere fede piena, ecco, non comportarti come Massa quando non hai avuto fede. Capite? Quindi sta dicendo in pratica che il vero problema del demonio è che non ha fede nel Signore Dio, nel Signore Dio di tutti. Quindi non metterai alla prova il Signore Dio tuo vuol dire che non crede e si oppone, lui è l'oppositore, l'oppositore è proprio all'opposto della fede stessa. Certamente quando gli risponde così, non metterai alla prova il Signore Dio tuo, prendendo la Deuteronomio, Signore Dio tuo si riferisce ad Adonai, secondo la citazione, ma nell'atto di lettura noi recepiamo di più, cioè recepiamo che la fede, il demonio, non riconoscendo che lui è figlio di Dio, non crede, perché lui lo sa, però un conto è fede intesa come cognizione, ma non è l'accezione biblica, altra cosa è la, invece, come si dice, la fedeltà, che è la vera declinazione della conoscenza secondo la Bibbia, quindi essere fedeli a. Il demonio è l'infedele per eccellenza. Allora, essendo l'infedele, è chiaro che la citazione non metterai alla prova il Signore Dio tuo sta dicendo che tu non sei fedele al figlio di Dio, anzi non accetti e contrasti l'identità di figlio di Dio. Di nuovo il diavolo lo portò sul promonte altissimo, gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse tutte queste cose che l'ho già commentato, ecco, guardate alla fine, del Vangelo, mentre la parte di Gerusalemme ha a che fare con tutta la storia della presenza di Gesù in Gerusalemme, i dibattiti fino alla passione, morte e resurrezione, e questo invece è proprio l'ultimo episodio, quindi mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Lui dice ma con che fegato dopo avere già beccato ste bastonate. Vedete che il demonio è potente, cioè viene fuori, non riesce, un po' come un tumore, lo abbatti da una parte, insomma si forma da un'altra parte, è tumorale il demonio, è fatto così. E allora gli chiede a questo punto di gettarsi ai suoi piedi, notate, non gli dice se tu sei figlio di Dio, perché se tu sei figlio di Dio non puoi tu gettarti ai miei piedi. Vedete che l'ultima volta è ancora più raffinata, cioè è lui che si pone all'altezza di chi? Di Adonai. Capite che l'ultimo stadio della tentazione del diavolos è implicitamente dire sono io Adonai. Quindi se tu riconoscerai il vero signore di questa terra, che sono io, allora cosa gli dice? Tutte queste cose io te le darò. Ed è la logica proprio demoniaca, capite? Cioè di consegnarsi al signore di questa terra, signore del mondo, diciamo così, è una logica anche giovannea. Allora Gesù gli rispose in modo molto secco, lui è il tentatore, è capito? L'accusatore, come dirà il Vangelo di Giovanni, l'accusatore, cioè il Satana. Quindi vattene, Satana, sta scritto infatti, quindi lo allontana, sta scritto, il Signore tuo Dio adorerai, a lui solo renderai culto. E quindi se sta dicendo a Gesù di adorare lui, lui gli risponde dicendo io adoro solo il Padre mio, a lui solo rendo culto.
non certo il signore di questa terra. Cioè, alla fine è chiaro che conclude, ma vedete l'ultima mossa del diavolo? L'ultima mossa del diavolo, prima ha tentato di mettere in crisi la sua identità, dopodiché dice, aspetta che adesso lo frego, mi presento come il padre suo. Magari ci casca. Ecco, adesso scherzo, però vedete che l'ultima mossa è di rapportarsi come se fosse lui l'Adonai. E invece il vero Adonai è, come dire, quello in cui ha creduto, che grazie alla sua volontà Gesù è morto in croce, ed è quello che gli consegna davvero tutte queste cose, ma non gliele consegna quindi il demonio del potere di questa terra, ma come vi dicevo prima, stesso che dice, mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, andate dunque e rendete discepole tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Quindi il potere assoluto è quello del Pantocrato, siamo proprio qui davanti, e quindi purtroppo mi spiace non potervi sviluppare il secondo punto, quello giovanneo, quello di Giuda, ma sono già le 11:20, ho già impiegato una marea di tempo solo per parlarvi di questo testo delle tentazioni, e direi di concludere qui perché non si può abusare oltre della pazienza. C'è poco sul più bello fa questi. Ma sono, quanto tempo è che sto parlando? Sto parlando da 2 ore quasi. Veramente ancora un quarto d'ora e chiuderà lì, no? Ci picchia, cioè, ci lasci senza. Ed ho cominciato che erano le 9:30, abbiamo cominciato. Sono quasi 2 ore. Senza bere. Lo so. Non si può dire. No. Ricominciamo prima dopo pranzo al massimo, prima che arrivi la. No, non so se siete interessati dall'altra parte, dobbiamo farlo appena dopo pranzo, prima che cominci. No, ma tu stai a mangiare, noi veniamo qui e ascoltiamo, mica, cioè. No, perché adesso mi sembra esagerato, ecco. Anche perché c'è la messa, sono già le 11:30, quindi dai, qualche domanda ci sta dentro se volete al volo. Era più bello se avessimo fatto un po' più di dibattito, ma. Ascolta, sì. No, sono tutte cose che io improvviso così, però non è, cioè se mi metto se mi metto lì a scrivere ci vuole tantissimo tempo e tutti i temi sarebbero oggetto di una pubblicazione, ma non ce la faccio, cioè pubblico qualche cosa, però solo. Ma sai, la tematica della diagonale, me l'hai accennato tu prima, penetra e tocca proprio nell'esistenziale, cioè confina con le straordinarie. Quindi varrebbe la pena, secondo me, di delimitare e mettere a fuoco dei punti, non è mica necessario fare l'enciclopedia Treccani, perché è originalissimo anche il taglio, il pensiero, cioè, e c'è bisogno anche di meditarlo, voglio dire, in genere, non so, forse la nostra generazione va benissimo l'ascolto di registrazione di video. Però per in mano un testo, cioè un'altra cosa, è ancora un'altra cosa. Sì, però sappi che se cominci a leggere i testi che io scrivo ti passa la voglia di leggere. C'è anche questo. Vabbè, io l'ho buttata lì, dai. Non ti ho risposto? Io credo di aver detto, cioè che non va inteso nel non mettere, ma sta proprio dicendo, tu non hai fede. Sentendo quello che hai detto e leggendo quello che c'è su questo, la disputa tra Gesù e il diavolo sembra più, è una sintesi un po', come ho detto prima, sembra più una disputa fatta su versetti, su cose già note e già scritte.
Allora mi chiedo, e qui veramente la provocazione è chiara, cioè non è un po' un teatro, tutte queste cose erano già scritte e il demonio, il diavolo, come hai detto tu nell'ultimo intervento, utilizza le scritture, perché è furbo, è bravo. Allora, il diavolo è bravo, utilizza le scritture e cita le scritture. Gesù risponde citando le scritture, non arrabbiato. È un teatrino? Cioè, non so se, com'è? Se questo rispecchia la situazione di Gerusalemme attorno alla spiante del Tempio, dove lui si è trovato, leggendo i capitoli da 22, 23, tutta questa parte qua, anzi dal capitolo anche prima, guarda, cioè dal capitolo 19 in avanti, questione del divorzio, poi abbiamo capitolo 21, ingresso messianico in Gerusalemme, poi comincia con obiezioni giudei sull'autorità di Gesù. Entrato nel Tempio, mentre insegnava, si avvicinarono i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo, gli dissero: con quale autorità fai questo? Chi ti ha dato questa autorità? Capite che il demonio, il problema, se tu sei figlio di Dio, è questione di autorità anche lì. Gesù rispose: farò anch'io questa domanda, eccetera. Quello di Giovanni Battista, il battesimo viene dal cielo, quello degli uomini. E avanti, poi parabola dei mignagnoli omicidi, dove loro se la prendono perché parla di loro, poi banchetto nuziale, tributo a Cesare, risurrezione dei morti, quindi tributo a Cesare, qui abbiamo gli erodiani farisei, poi risurrezione dei morti, dove abbiamo i sadducei, poi il comandamento più grande, quindi qual è il comandamento più grande, e poi l'ultima, dove Gesù guarda i farisei, uniti assieme, Gesù chiese loro: che ve ne pare del Cristo, del Messia, di chi è figlio? Di risposero: di Davide. Allora, capite, di chi è figlio? Allora egli disse loro: come mai Davide sotto ispirazione chiama Signore dicendo, lo chiama Signore dicendo: ha detto il Signore al mio Signore, siede alla mia destra finché io non abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi? Quindi come mai Davide chiama suo figlio Signore, che è più importante di lui? Allora, di chi è figlio? È figlio di Davide, il Messia? Forse figlio di Dio, e capisci che viene fuori ancora il discorso del se tu sei figlio di Dio. E loro: se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio, il Messia, se lo chiama Signore? Nessuno era in grado di rispondergli nulla, e nessuno da quel giorno in poi osò interrogarlo. Vedete, vanno avanti, colpi di citazione anche qui, cioè sono lì che battagliano esattamente, perché la scrittura, come vi dicevo prima, è la fonte perché tu possa dire che qui c'è qualcosa di Dio oppure no. Il problema è chi la interpreta e come la interpreta. Allora la posta in gioco dei Vangeli è che c'è una logica demoniaca nel leggere le scritture, quando è in mano esattamente a chi gestisce questa logica demoniaca. Quindi quando leggete l'episodio delle tentazioni non dovete pensare il diavoletto lì con Gesù punto e basta, ma anche un episodio, cioè un racconto che è simbolico, nel senso che tiene assieme tutta la storia di Gesù. Potete vedere tutti i personaggi, tutte le trame che stanno dietro in questo. Sì, vorrei chiedere una cosa. Nella narrazione dei Vangeli, che noi diamo un po' per scontato che in un qualche modo si raccontino fatti accaduti, raccontati, vissuti, visti, eccetera. E per buona parte è così. Chiaramente questo primo aspetto delle tentazioni parrebbe invece, come hai detto tu all'inizio, una modalità di dire all'inizio una storia che poi si capirà più avanti per ciò che succede dopo, che dovrà succedere dopo. Ma questa modalità, che era tipicamente ebraica, è in un qualche modo un'invenzione degli evangelisti per poi introdurre altri fatti evangelici, o è, ipotesi, un racconto di una qualche confidenza che Gesù ha poi magari raccontato ai suoi apostoli, raccontandogli di questa esperienza nel deserto, eccetera, eccetera. Cioè, sarebbe interessante. Questo è difficile da rispondere, perché chi lo può sapere? Ma è possibile che sia anche così? Oppure se è semplicemente una introduzione, tutto sommato, utile a far capire il resto dei Vangeli, ma di fatto inventata, insomma. Quindi la tentazione nell'arrivare non c'è mai stata, come fatto. Allora,
che è un po' analoga alla domanda che hai fatto ieri a scuola per alcuni versi, sì. Cioè quanto un testo si aggancia nell'evento, nella storia, ecco. E questo è sempre difficile da sapere. Quando trovi di fronte dei testi che ti spiazzano e capisci che è difficile, tu devi prendere l'insegnamento di questo spiazzamento, che vuol dire non pensarci. Cioè è una domanda fuori posto, perché tanto non saprai mai, io non te lo dico. Quindi devi soltanto tu metterti lì a fare la gincana, per dire fin qui sì, dal deserto, pinacolo del tempio. Se andava sul pinacolo del tempio, boh, non lo so, qual è il monte dove tu vedi tutti i regni della terra? Boh, c'è un monte dove vedi tutti i regni della terra? Ovviamente no. Allora, cioè capisci che già il racconto stesso è un po' sballato dal punto di vista della verosimiglianza di quello che può essere accaduto. Quindi, e poi se nel deserto il corpo zoom, vola, va a finire sul pinacolo, poi zoom, vanno su un altro monte. Capisci che è una specie di cosa un po' immaginifica. Cioè il racconto ti dice non fermarti a dire quale monte era, se era lì seduto, oppure se era in piedi, aveva starnutiva, aveva fame, cioè non porti queste domande, perché io voglio che attraverso queste raffigurazioni tu vada a cogliere tutto il resto che crea quella storia, cioè che ti crea, che ti pompa esattamente al punto giusto per capire che cosa ti sto dicendo. Cioè io raccolgo questo insegnamento, poi con questo che Gesù abbia anche vissuto qualcosa di analogo, l'abbia anche raccontato, come faccio a negarlo? Semplicemente non riesco a provarlo dalla forma della testualità, salvo leggere il testo in modo piatto, dicendo no, è successo esattamente così. Ecco. Però se è successo esattamente così, tutte le altre cose che ho detto le perdo tutte. Le perdo tutte perché è successo lì e basta. Diciamo, vabbè, magari c'è un richiamo più avanti quando va a Gerusalemme e te guarda, cioè, abbiamo trovato il pinnacolo anche qua. E c'era già stato. Però è curioso il fatto che mentre, soprattutto Luca, però anche Luca dice questo, perché Luca tante volte mette Gesù in preghiera, è il Vangelo che maggiormente sottolinea l'azione orante di Gesù. E allora, il racconto di Luca dice: Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni, non dice 40 notti, fu tentato dal diavolo. Quindi qui ti dice che per 40 giorni lui viene tentato, invece per quanto riguarda Matteo la tentazione avviene: non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo, vedete che è un po' diversa la narrazione, ma non ti dice che sta pregando. Ti dice che sta digiunando. Allora, seguendo il ragionamento che dici tu, Luca, almeno Luca, mi avesse detto, si è ritirato in digiuni e preghiere, allora ci stava. Trova un elemento, come dire, più probante dal punto di vista della verosimiglianza storica, che qui era un'esperienza, diciamo così, mistica, di questi 40 giorni di digiuni e preghiere che Gesù aveva fatto. Ecco, ora il fatto che mi citi soltanto il digiuno e il tema del digiuno in relazione al deserto
non vi ho collegato la storia di Elia, non vi ho collegato Mosè che sale sul monte, che sta su 40 giorni, Elia cammina con il cibo che prende a Beersheba per 40 giorni, eh? E quindi vuol dire che c'è dietro la figura di Elia, ci sarebbero tante cose da dire. Allora, tutti questi agganci scritturistici che creano l'evento, eh? E anche di Elia non si dice che Elia pregare in quei 40 giorni, 40 giorni cammina nel deserto, eh? Quindi vuol dire che digiuna in quei 40 giorni. E poi c'è rivelazione della presenza di Dio, eccetera, ma non utilizza neanche i termini della preghiera. Cioè siamo di fronte effettivamente a questo astenersi del pane, funzionare a che cosa? A ricevere la parola. Allora, implicitamente ti viene fuori il tema della preghiera, ecco, ma nel senso che ricevere la parola, che era l'esperienza che Gesù faceva quando andava a pregare, che riceveva la parola, ma ti fa capire che questo è un momento topico, un momento simbolico, un momento costruito ad hoc per dirti tutta quell'esperienza relazionale che Gesù ha vissuto in toto nei confronti degli oppositori, nei confronti del suo ritirarsi, del suo vivere anche le notti in preghiera, eccetera. Io non è che escludo quello, dico solo che immaginare che questo sia un evento accaduto esattamente così, questo non me la sento di dirlo per gli elementi che mi offre il testo. Mi pare invece che funzioni di più come evento fondatore che dia senso a tutto il resto. Ma io stavo 40 giorni nel deserto senza mangiare, non c'era bisogno della croce per farlo fuori. No, va bene, sì, però. No, allora il, siamo sempre lì. Invece 40 giorni, magari si trova nessuno, però come aveva l'esperienza, sì, 40 giorni se non mangia da sveglia. Allora, se, cioè, se voi volete che vi dica se Gesù ha fatto un po' di deserto nella sua vita, ha vissuto delle esperienze di preghiera, delle esperienze anche di prova, eccetera, questo mi sembra lapalissiano, non c'è bisogno che lo dica io. Se voi invece mi chiedete, questa descrizione appartiene esattamente a un evento accaduto nella storia di Gesù, così come è detto, vi dico, ci perdiamo se vi dico di sì, perché poi devo astenermi da tutto il resto della simbolizzazione che vedo che è frutto invece di agganci biblici, di riletture bibliche, di collegare la storia per dire lui è questa cosa qui che viene creata, perché loro creavano la storia attraverso i testi. Quindi i Midrash nascevano esattamente così, c'è una storia vera, un pozzo da dove io prendevo gli ingredienti di vita, ti creavo una storia e davo senso a questa storia pur partendo da una verosimiglianza, perché che Gesù avesse pregato, che Gesù avesse fatto del deserto, che si fosse ritirato, lo dice da altre parti nel Vangelo, ma questo non fa problema a nessuno. Il punto è però se questo racconto così presentato corrisponde esattamente a un evento storico. Io vi ho detto, se voi dite di sì, a mio avviso ci perdete perché queste due ore di chiacchierata è chiaro che le buttate fuori la finestra, cioè non contano niente, ma sì, cioè nel senso che le tiri dentro, così dice, te guarda, c'è anche, è simile a quella cosa là, eh? Invece il procedimento è opposto, è che lui ha vissuto tantissime esperienze di preghiera, di deserto, eccetera. Io che ti devo raccontare la sua esperienza, quindi intanto te la vado a disseminare, lì capisci molto bene, quando dici che passa la notte in preghiera, è molto verosimile che abbia passato la notte in preghiera, bisogna avere studiato Oxford per capire che è verosimile la cosa. Ma se io dopo tutte queste esperienze costruisco una storia analoga a Mosè ed Elia, una storia analoga al popolo di Israele, tutta la prima parte, per poi far partire le tre tentazioni che entrano invece, avendo attraversato il Giordano, entrano nella storia di Gesù che vedo che passa quindi a Gerusalemme e poi va sull'Alto Monte, qualche sospetto che ci sia dietro un'azione redazionale mi viene, ma un'azione buona, nel senso che va a potenziare molto di più questo episodio che non invece nel raccontino che mediamente sentite presentato durante un'omelia, perché l'omelia
ragiona esattamente così, cioè gli è accaduto così, più o meno. Allora ti racconta cosa vuol dire la prima tentazione, cosa vuol dire la seconda tentazione, la terza tentazione, e te la muove come un episodio che è collocato dopo il battesimo di Gesù e ha ricevuto le tentazioni, poi le ha superate, le ha vinte. Al massimo dici che poi si ripresenteranno ai piedi della croce, ma più di così non vai di solito, te lo collochi lì. Invece l'azione ermeneutica che vi ho offerto questa mattina non si muove così, cioè dice un lavoro di riflessione sulla persona, pur senza misconoscere tutte le cose che abbiamo detto sulla preghiera eccetera, ma che mi va a rielaborare una struttura molto molto interessante. Siccome io sono ostinata come una capra, non vedo perché l'uno ascolta l'altro. Infatti non ho mica detto che scusa. Quasi a livello di battuta, mi sembra quasi diabolico nel senso di separazione, anche questo che poi arriviamo sempre anche nelle discussioni anche più profonde come questa, voler sposare una tesi piuttosto che un'altra, che è un po' la logica tra virgolette presente anche in tutti i momenti di separazione grande che ha avuto la Chiesa. Uno si va dietro a una corrente e ci rimane attaccato all'altro, oppure proprio i momenti anche lacerati della vita delle persone, no? Che o accetti tutto o lasci tutto e ci si separa su queste cose. E forse l'atteggiamento anche di meditativo, insomma, che bisogna avere, non nel senso passivo del termine, ma nel senso lasciare decantare un attimo e poi ritornarci su, ci potrà magari anche far ritornare al valore pregnante che deve avere la parola, che per noi addirittura è testimoniato essere maggiore di quello del pane. Il pane, la parola, la pietra. Vengono in mente tanti elementi, non so, la pietra scartata dai costruttori è stata testata da angolo. Io l'ho capito stamattina, perché dicevo, vabbè, non ho fatto geometra, non me ne può fregarti meno, cos'è questa storia? Invece, per dire, tutto davvero ritorna. Come mi sono riecheggiati anche i momenti, non so, noi abbiamo scelto il crocifisso come simbolo e da fastidio, per esempio, il mondo musulmano proprio dei pugni, te lo dicono, no? Avessimo scelto forse il pantofratore, arriva là, anche un segno di potenza, potevamo magari anche risparmiarci qualche martirio, quelli più recenti soprattutto. Però mi interessava appunto puntare su questa riflessione, chiamiamola così, su questa piccola aggiunta, ecco, il pericolo, no, di abbracciare con ferma decisione una soluzione anche nelle singole questioni, ci fa lasciare indietro qualcuno, e quel qualcuno a volte siamo noi stessi, che va bene, aderiamo, magari, ma sì, credo alla Chiesa, alla Santa, alla Chiesa Apostolica, tutto quello che ci sta dietro, e non mettiamoci in discussione. Invece col Don Silvio non è così, nel senso che ti porta sempre anche ad avere qualche meditazione in più, che ti scardina giustamente qualche piccolo punto su cui anche tu ti stampellavi. Per non rischiare di cadere, la parola va presa poi sempre in toto, e onestamente io non lo so fare, perché non ho, cioè sto un po' incominciando, non ho gli strumenti che ha in mano lui, ma lui con la sua figura imponente da un lato, ma molto umile da un altro, ci diceva che stamattina, che proprio in questi giorni ha capito quel discorso dell'uno legato all'amore. E meno male, cioè se l'hai capito tu solo adesso, che sa noi con le piccole dosi, almeno per cui ci avviciniamo, quando lo capiremo. Per cui non è per fare la saggia di turno, quello che sta vedendo un po' in internet, un po' così, e cosa ho sentito pochissimo, però mi sembra che il pericolo presente del diavolo, ecco, presente, sia sempre anche nei nostri gruppetti, nelle nostre cose, voler portare sulla semplificazione. Quante volte sento dire, ma la gente, cosa vuoi che dica? Devi mica fare le prediche che ha fatto un Silvio, chi gli va dietro poi? Perché sì, andando avanti così va dietro più nessuno, quindi siamo a posto lo stesso. Cioè è meglio perdermi per l'altezza del monte che per la base che non porta a niente, un po' di polemichina su questo periodo che ho vissuto anch'io con lui. No, io, cioè, siccome sono un, ritornando al problema che è sempre quello delicato, cioè della storicità eccetera, sono un grande assertore del Gesù storico, cioè lo sto studiando, vorrei davvero
dedicare i prossimi 10 anni della mia vita alla pubblicazione di un'opera imponente sul Gesù storico, perché ci credo davvero, però nel medesimo tempo lo studio del Gesù storico mi ha portato sempre di più alla storicizzazione dei procedimenti che sono stati utilizzati per testimoniare il Gesù che hanno incontrato. Quindi tradotto significa che finché non sono capace di entrare bene in quei procedimenti che hanno presieduto la redazione di questi testi, io sono sempre esposto troppo a un giudizio parziale e molto molto mio soggettivo. Se invece riesco ad entrare sempre di più nei procedimenti costruttivi di questi testi, vuol dire le preoccupazioni, le finalità, tutte le strategie per raggiungere il loro obiettivo, che cosa volevano dire, chi volevano colpire, in che direzione volevano andare, chi ci stava dietro, eccetera, eccetera. Se riesco a decodificare questo e vedo che il sistema mi ritorna, cioè che i dati mi danno ragione rispetto alla teoria espressa, allora io ho l'impressione di andare con i piedi più per terra. Vi faccio l'esempio per dire le ricerche in questo ultimo periodo, grazie anche al lavoro fatto sul Cantico dei Cantici, mi sto... e sarà la tesi che esporrò anche venerdì, ma può darsi che lì mi saltino addosso molto di più, che non, voi siete troppo buoni, ecco, cioè lì abbiamo persone, sai, che vengono a più parti d'Italia, e allora esporrò questa tesi di fondo in base a documentazione sia di Origene, di Girolamo e di testi rabbinici, che c'era chiara percezione, l'abbiamo nell'epoca già nei primi secoli dopo Cristo la testimonianza, ma significa che c'è una tradizione dietro, che ci sono dei testi biblici che tu non puoi dare come le perle ai porci, che solo pochi possono capire. E sono testi da riservare solo a quelli avanzati, cioè, quindi è un piccolo gruppo, noi diremmo testi esoterici, che già una roba detta così per la mentalità nostra, ma com'è che non, le cose non sono da tutti. Poi io dico, che lavoro fai tu? Ma io lavoro, sai, in una fabbrica, dico, ma le cose che sa il tuo capo, sei più sicuro che te le dica tutte? No, le cose interne è bene che le tenga. Ah, ho capito, allora ti va bene quell'esoterismo lì e non ti va bene, no, perché il Signore non ti può, ma cosa c'entra il Signore? Qui è questione di dare il mangiare giusto alle persone, per cui se tu un bambino appena nato gli dai lì una bella fetta di polenta, difficile che te la mangi. Di dare a mangiare giusto. Allora, anche nella costruzione dei testi, come il cristianesimo delle origini diceva che alla persona battezzata, dopo che ha fatto tutto il cammino, gli dovevi far leggere il libro dei Proverbi, il Coelet e solo alla fine il Cantico dei Cantici. E dice, ma la roba più semplice, leggi un bel poema d'amore, vuol dire che c'era già la coscienza che era un testo esoterico, un testo che pochi potevano capire. Ma i testi esoterici sono quelli, paradossalmente, che sembrano i più facili di tutti, e sono invece più difficili di tutti. E allora Origene dice che ci sono 4 testi esoterici. Il testo della creazione, che secondo me va inteso dal capitolo primo fino al capitolo terzo, inclusi 2 racconti di creazione. Il secondo testo è la visione del carro, della Merkabah di Ezechiele, capitolo primo. La fine, la parte finale, quando parla della visione del Tempio, capitolo 40 e seguente di Ezechiele, e il Cantico dei Cantici. Allora, tutti questi hanno in comune, guarda caso, il Tempio, la struttura del Tempio, hanno a che fare con il nome criptato di Adonai, hanno a che fare con l'Uno, hanno a che fare con l'amore, anche questi. E la mia tesi è che nel Nuovo Testamento noi abbiamo la continuità di questa tradizione scribale, che sono quelli che andavano a criptare queste cose perché le potessero decodificare solo chi aveva i codici, codici che erano fatti di collegamento scritturale, erano fatti di numeri, erano fatti di tabelline, erano fatti di incroci di alfabeti per riuscire a mettere assieme delle parole che potessero richiamarsi l'una con l'altra. Quindi come noi abbiamo il dizionario dei sinonimi e dei contrari, abbiamo tutti i nostri strumenti per scrivere dei testi, ce li avevano anche loro. Ecco, allora, utilizzando tutta questa strumentazione per aumentare la semantica, ritengo che il Vangelo e l'Apocalisse, il Vangelo di Giovanni e l'Apocalisse, appartengono a questa scuola scrivale che utilizza paradossalmente gli stessi strumenti che ritrovo sia nel Vangelo che nell'Apocalisse. Allora, quando approdi a capire questa cosa qui,
comprendi che poi ci sono altre scuole scrivali che scrivevano altri testi, tra cui i testi sinottici, devi cercare di capire come procedevano a scrivere questi testi, come le altre scuole procedevano a scrivere gli altri testi, quando individuato il criterio della scrittura, le modalità, sei in grado di individuare anche il senso di questi testi. E allora, quando lavori a questo livello, capisci che stai trattando con dei personaggi il cui problema è successo esattamente così, non era il problema fondamentale che loro avevano, cioè non stava nelle loro corde, stava nelle loro corde dire il mistero, la grandezza, il divino che c'era in quella cosa che ti volevano comunicare. Quindi dovevano caricarti, diciamo, di aloni, di divino, per cui di sacralità, quella cosa che ti volevano comunicare. E tocca a te andare a scavarla, andare a decodificarla. Un lavoro lungo, lavoro lungo, però è così che va fatto, secondo me, il difficile lavoro della decodifica del testo biblico. Quando abbiamo un lavoro di analisi su qualcosa, c'è stato di sintesi e di tutto. Esatto. Va bene, dai, adesso basta perché sono già 12:10.